Buongiorno a tutti, benvenuti a questo workshop dal titolo L'intelligenza artificiale, uno sguardo alle tecniche, problemi etici e l'interazione con le scienze umanistiche, organizzato dalla Scuola di Studi Avanzati della Sapienza e dall'Institut Français, nell'ambito del bando Cassini. Io sono Federico Fusco, dottorando in Data Science qui alla Sapienza e membro della Scuola di Studi Avanzati. Il workshop si articolerà in due sessioni. Questa mattina il taglio sarà più interdisciplinare, ci saranno cinque interventi di speaker dai background molto diversi, mentre invece questo pomeriggio ci sarà più spazio per il dibattito e il dialogo in una tavola rotonda in cui affronteremo soprattutto tematiche di carattere tecnico e scientifico. Abbiamo deciso di organizzare questo workshop dandogli come tema l'intelligenza artificiale perché è qualcosa che sta pervadendo sempre di più le nostre vite. Sappiamo bene che sempre più aspetti, vengono controllati o in qualche modo entrano a contatto con algoritmi di machine learning ed è proprio per questo cambio di paradigma molto importante capire di cosa stiamo parlando. Infatti il machine learning è uno di quegli argomenti di cui si sente molto parlare, ma poco in maniera precisa e scientifica. Infatti, dal nostro punto di vista di giovani ricercatori, il machine learning ci dà molte sfide, perché è vero che sappiamo fare moltissime cose e che la frontiera è sempre in movimento. Però c'è uno spazio enorme per rispondere a delle domande di carattere scientifico, di capire bene quali sono le ragioni matematiche e statistiche per cui queste tecniche funzionano, come funzionano. Ed infine perché l'intelligenza artificiale, proprio come intelligenza, ci riguarda, perché studiandola, approfondendola, ci rendiamo conto che ci dice anche qualcosa di come noi siamo fatti. Questa mattina gli speaker sono di altissimo livello e vorrei presentarli. Prima di tutto è il professor Alessandro Rudi, ricercatore presso l'IRIA a Parigi, nonché all'interno dell'École Normale Supérieure de Paris. È naturalmente un esperto di machine learning. Dopo una laurea alla Sapienza, proprio in questo dipartimento, ha fatto il suo dottorato a cavallo tra Genova, l'Istituto Italiano di Tecnologie e l'MIT. In seguito ha conseguito dei postdoc nelle stesse istituzioni e infine è approdato a Parigi. I suoi interessi specifici di cui ci parlerà sono, come ho già detto, il machine learning con una particolare attenzione a studiare quali sono le garanzie statistiche, quindi le garanzie scientifiche che i mezzi di intelligenza artificiale possono offrire. Quindi a questo punto direi di cedere la parola al professor Rudi. Come consiglio direi a tutti quanti di togliere il microfono e di riaprirlo solo alla fine quando sarà possibile fare delle domande. Ok, perfetto, quindi prendo la parola direttamente. Allora, vediamo se riesco a presentare una finestra. Ok, la farò, un secondo. Vedete qualcosa? Mi sentite innanzitutto? Sì, almeno io ti sento molto Ok, bene. mi sentite? Vedete la slide di partenza? Yes. Ok, quindi diciamo, io vorrei innanzitutto grazie per l'invito e mi sembra un'iniziativa veramente interessante. È la prima volta, devo dire, che parlo di machine learning in italiano, quindi mi scuserete se magari qualche volta non userò dei termini corretti in italiano o delle traduzioni dall'inglese un po' bislacche. E,
Volevo prendere questa occasione più che per parlare del mio contributo al machine learning, insomma, visto che è un campo in questo momento in grande sviluppo, il mio contributo è comunque chiaramente negligible. Volevo un po' invece chiarire appunto che cos'è il machine learning da un punto di vista tecnico, perché è una parola che potrei dire veramente come intelligenza artificiale è usata. C'è un grosso hype, un grosso interesse, c'è un po' una moda su questo termine e spesso è anche abusata come parola, quindi spesso anche altre tecniche o altri approcci che non hanno nulla a che fare con il machine learning vengono buttati dentro per avere un po' di visibilità. Quindi volevo un po' chiarire cos'è machine learning, che cosa non è machine learning e cosa ci dobbiamo aspettare da un buon algoritmo di machine learning. Ok? Quindi, giusto per partire, dicevamo, il machine learning è qualcosa che stiamo conoscendo molto questi anni, da DeepMind che ha battuto il miglior giocatore al mondo di Go, che è uno dei tre giochi che io sappia più difficili a livello sia computazionale sia a livello di gioco, è utilizzato in robotica, lo conosciamo tutti nel nostro cellulare, Siri, Google, Alexa e così via. E dopodiché è utilizzato per esempio in autonomous driving e spesso sempre di più in analisi scientifiche vengono utilizzate tecniche di machine learning, tecniche di deep learning. Che cos'è? Partiamo da esempi. Ok, ho buttato lì dei nomi. Queste sono cose che tipicamente noi associamo al machine learning. Esempi più concreti. Ho un'immagine scritta a mano, voglio recuperare il testo che è contenuto all'interno dell'immagine. È un problema di machine learning, perché learning? Perché l'immagine scritta a mano è veramente difficile da caratterizzare a livello matematico. Okay? Qua abbiamo un esempio, una scrittura molto ordinata, che è stata tradotta, ma lo stesso si può applicare a documenti molto più complessi, no? Da decifrare. Quindi, come si possono scrivere queste due istanze in una classe matematicamente interessante che poi può essere formalizzata? Ok? Quindi, vediamo innanzitutto dove possiamo, in che settore possiamo catalogare il machine learning. Machine learning, se volete, è il figlio delle interazioni fra computer science e statistica. Ah, a proposito, una domanda, giusto perché non vi vedo, non vi conosco, c'è un modo per avere una sorta di sondaggio sul background, sul vostro background? Allora, dal form che è stato compilato da molti, il background è molto variegato, quindi ci sono molti studenti e ricercatori di facoltà scientifiche, ma c'è anche una buona percentuale di studenti, ricercatori di aree un po' più umanistiche o anche semplici curiosi. Perfetto, perfetto, estremamente interessante. Quindi in qualsiasi momento, questo lo dico anche ai miei studenti, ma penso valga in generale, non esitate veramente a interrompere, a fare una domanda, a porre una questione. Molte cose che dirò sono provocatorie, quindi se voi siete in uno di questi campi, per favore intervenite così espandiamo il discorso. Ok? Quindi chiaramente adesso faccio un grafico che, se volete, è a favore del machine learning, no? Cioè, lo mette sotto una luce molto interessante. Qua ho riportato tre insiemi: matematica, computer science e domain expertise. Quindi noi vogliamo risolvere un problema, ad esempio la trascrizione di un testo oppure l'analisi specifica di un insieme di dati biologici, per fare degli esempi. Gli esperti del settore qui vengono rappresentati con questo insieme viola domain expertise, ok? Quindi il goal finale è quello di risolvere un problema. Potrebbe essere: voglio prendere questo testo, lo voglio che è un documento scritto a mano, voglio estrarre il suo contenuto a livello di stringa, quindi testuale, e magari voglio tradurlo in un altro linguaggio. Quindi questo potrebbe essere il goal finale. Ok?
Chiaramente questo richiede un insieme di expertise molto diverse e richiede la collaborazione di diverse persone, ok? Quindi, cosa abbiamo? L'interazione classica tradizionale fra l'esperto del dominio e il matematico porta al tipo di ricerca tradizionale in cui un matematico viene prestato al dominio e si cerca di trovare un'analisi teorica specifica per quel dominio e tirar fuori una soluzione. L'approccio più, se vuoi, ingegneristico e magari quello adottato tipicamente dalle aziende, o l'esperto del dominio, gli metto vicino un computer scientist, una persona estremamente brava a gestire la macchina, quindi il computer, grande potenza di calcolo, ma magari con meno interesse a validare le proprietà teoriche dei modelli che sta sviluppando. Perché questo è interessante? La proprietà teorica di un modello è fondamentale perché quando facciamo una previsione o diamo un risultato, vogliamo anche sapere quali sono i livelli di incertezza di quel risultato che diciamo, ok? Se abbiamo, ad esempio, una radiografia e da quella vogliamo fare un software che mi dice se, osservando quell'immagine, all'interno è contenuto un cancro oppure no, magari vorrei avere anche un intervallo di probabilità affidabile che mi dica, ti dico sì con probabilità 99.99 oppure ti dico sì con probabilità 16%. A questo punto, in uno dei due casi, io farò cose diverse. Quindi, avere previsioni con garanzie è fondamentale se io voglio usare quelle previsioni in altri contesti o in un sistema magari ingegneristico più ampio. Ad esempio, voglio utilizzare le previsioni di un sistema in una macchina che si guida da sola, un sistema che riconosce pedoni, voglio usare queste previsioni in un sistema molto più complesso che quello della guida della macchina. Se ho queste previsioni con una stima dell'errore che è affidabile, a questo punto posso capire bene come questo errore si propaga all'interno di tutto il sistema. Se questa stima non ce l'ho o è inaffidabile, chiaramente il sistema è destinato a fallire in modi impredicibili e spesso letali. E questo è il motivo per cui machine learning adesso tipicamente non è usato in contesti safety critical. Quindi questo per spiegare l'intersezione fra computer science e domain expertise, senza un'appropriata analisi statistica, porta tipicamente a del software che è pericoloso, nel senso che del quale non si riesce a capire quando fallirà e quando invece funzionerà. Ok? E poi a questo punto ci sono gli eroi, che sono quelli che fanno machine learning, quindi a cavallo fra computer science, matematica e statistica. Quindi forniscono il goal del machine learning è fornire un modello generale di apprendimento tramite esempi che può essere applicato a diversi domini. Quindi se prendi un matematico, un computer scientist e un esperto del dominio, arrivi all'applied machine learning, quindi un metodo di machine learning di cui le garanzie statistiche sono assicurate, che viene applicato, declinato in uno specifico contesto. Ora, questo per dare un'idea. Chiaramente, mi fermo un secondo, se volete farmi delle domande, è il momento. Ok, secondo è passato, ma pensateci e fatemele. Ok, quindi che cos'è il machine learning? Ok, tipicamente, quindi sotto insieme di statistica e computer science, cerchiamo di distinguere che cosa fa il machine learning rispetto a cosa farei io da solo se dovessi risolvere un problema, ok? Quindi qui il problema è, ho delle immagini di animali a righe, ok? Per esempio zebre e tigri, voglio fare un programma, scrivere un software, quindi mettermi al computer e scrivere un software che, data un'immagine, mi dica questa immagine contiene una zebra oppure questa immagine contiene una tigre. Ora, come immaginate, questo problema non è un problema che si può formalizzare in maniera semplice. Non è che si può dire, sì, allora, prendi l'immagine e allora tutte le zebre sono delle sfere di raggio tot, e non si può fare una caratterizzazione matematica che sia semplice e valida in tutti i casi. Per questo tipo di problemi, è dove il machine learning ha il suo ruolo. E mi spiego.
in questo tipo di problemi è molto facile provare, è molto facile produrre degli esempi. Io vado su internet, cerco tigre, cerco zebra e tiro fuori, ad esempio, 1000 immagini di tigri, 1000 immagini di zebre. Okay? Quindi produrre degli esempi del processo che io voglio controllare è semplice, ma io non so descrivere il processo in una maniera migliore se non tramite degli esempi. Okay? Qui entra il machine learning. Il machine learning è quella cosa magica, se volete per adesso, che prende gli esempi, estrae l'intuizione che c'è dietro questi esempi e produce un programma che, dati gli esempi, che è trainato sugli esempi, quindi è come se fosse un bambino, tu gli mostri 100 foto di zebre, 100 foto di tigri, il bambino alla fine capisce la differenza, non te la sa spiegare, ti sa dire sì, va bene, allora forse un po' le orecchie, le cose, ma è qualcosa di più intuitivo che una descrizione formale. Dopodiché, quando tu gli dai una nuova immagine che lui non ha mai visto, a quel punto lui è in grado di distinguere se l'immagine è una tigre o una zebra. Quindi il machine learning è qualcosa che prende esempi e produce un programma non ancora visti dello stesso processo. Quindi, ripeto, abbiamo un processo che vogliamo modellare, non sappiamo come modellarlo. Cosa facciamo? Prendiamo alcuni esempi di questo processo, ok? E li mettiamo dentro un algoritmo di machine learning. L'algoritmo di machine learning produce un modello che è in grado di funzionare bene su nuovi esempi dello stesso processo. Qui la parola nuovi è fondamentale, perché quello che io voglio è qualcosa che sia in grado di generalizzare la conoscenza che io ho dato alla macchina su casi che la macchina ancora non ha visto. Altrimenti sarebbe molto semplice, basta che io faccia un database, ci butto tutta la mia conoscenza dentro, se i dati che andrò a vedere in futuro sono già contenuti in quelli che ho visto, trovo l'esempio che ho già nel database e do la risposta associata. Quindi questo è cruciale, il machine learning deve funzionare bene su nuovi esempi. E quindi le garanzie statistiche sono esattamente in questa direzione. Sono delle garanzie che ti dicono sì, no matter what, questo metodo funzionerà bene su nuovi esempi che vengono dallo stesso processo. Ok, quindi diciamo, questo, di fatto ci sono tantissimi problemi dove questo tipo di approccio è interessante, e questo lo stiamo vedendo, diciamo, ultimamente, negli ultimi anni c'è una correlazione forte con Big Data, ora vedremo perché, e se volete machine learning adesso quindi intelligenza artificiale è qualcosa che ha funzionato molto bene negli anni passati con le descrizioni formali, quindi se io sono in grado di descrivere un mondo attraverso regole logiche, adesso faccio una descrizione molto arcaica, se volete, dell'intelligenza artificiale, ma riesco a descrivere un mondo attraverso regole logiche, allora a questo punto posso fare delle deduzioni all'interno di questo mondo. Questo chiaramente richiede uno sforzo di descrizione che è molto alto, e spesso non siamo in grado di descrivere un mondo di interesse con questa accuratezza, e quindi poi le previsioni sono molto approssimative. E questo ha determinato un po' il fallimento dell'intelligenza artificiale in molti campi. Adesso invece, col machine learning, che è in grado invece di cogliere l'intuizione che c'è dietro i processi che vogliamo imparare, stiamo recuperando, diciamo, ci stiamo portando in alto anche l'intelligenza artificiale, che in qualche modo ha detto sì, ma machine learning è una parte di intelligenza artificiale, siamo tutti della stessa famiglia, il che di fatto per un certo senso è anche vero, cioè lavoriamo con due approcci, diciamo, completamente opposti, uno induttivo, l'altro deduttivo, ma comunque, diciamo, se volete, il goal finale è sempre quello. E quindi sì, adesso per chi fa fisica, mentre negli anni passati uno degli sbocchi principali era in finanza, adesso sempre di più si sta aprendo la possibilità di, sappiamo, chi fa fisica è in grado di risolvere qualsiasi problema, e quindi
tanto più il machine learning, e quindi sta diventando sono provocatori ovviamente, e sta diventando sempre più trendy come tipo di lavoro il data scientist, più in particolare il machine learner. Ovviamente le aziende, tutti questi dettagli che vi ho raccontato ora, quindi computer science, statistica, i modelli, le garanzie, non sono interessati a questo, sono interessati ad aspetti, se volete, dal punto di vista scientifico, molto più marginali. Cioè, fatemi qualcosa che funzioni bene, chiamatelo machine learning perché fa fico, ma poi che cosa ci sia dentro, se sia un modello lineare, se sia una rete neurale o qualsiasi altra cosa, o un semplice if-then, a me non cambia nulla. Ok, però la domanda è perché adesso? Perché adesso, cioè perché il machine learning funziona adesso, non lo potevamo fare 20 anni fa, non lo potevamo fare 10 anni fa? 10 anni fa lo potevamo fare, diciamo 20 anni fa ormai. Beh, allora, abbiamo l'incontro di 3 aspetti fondamentali. Da una parte, il progresso tecnico, nel senso, per fare il machine... Allora, gli algoritmi di machine learning non sono algoritmi... Sono algoritmi costosi, in termini di tempo, di spazio, di energia, ma non sono estremamente costosi se li compariamo ad altri algoritmi in computer science. Però, per farli girare, per eseguire questi algoritmi, abbiamo comunque bisogno di potenza computazionale e soprattutto di grande potenza computazionale e di memoria, ok? Quindi, machine learning è possibile adesso perché siamo, se volete, al picco della curva della Moore Law. Oh, vabbè, questo lo conoscete, insomma, chi ha fatto computer science, è la slide che vede... tutto quello che sto dicendo è molto introduttivo, quindi, diciamo... Chiunque dei vari campi dovrebbe riconoscere cose che sono, insomma, folklore, ecco. Sì, questa è la Moore Law. Cos'è? Dice semplicemente, osserva, perché è un'osservazione empirica, che la potenza computazionale procede in scala logaritmica, ogni anno raddoppia, insomma, qualcosa del genere. Ora, questo è chiaramente legato alla tecnologia dei transistor, adesso siamo... arrivati al limite fisico, quindi purtroppo non si può andare più avanti di così. Sciarrino probabilmente potrà esplorare questo discorso molto più in dettaglio, in maniera molto più interessante di quello che posso fare io. Probabilmente per andare oltre dovremo passare a strutture che non sono più basate su singoli chip, ma a cluster, a strutture distribuite, ma possibilmente a quantum computing. Però, diciamo, questo in questo momento, diciamo, ci riguarda meno. Dall'altro lato, il costo della memoria. Quindi siamo passati da costi per gigabyte. Gigabyte adesso che cos'è un film? All'epoca era qualcosa che il Pentagono si poteva permettere. Abbiamo hard disk di terabytes e li riempiamo con le immagini di Instagram. Quindi, bene, machine learning fa un uso, diciamo, migliore della memoria e la cosa principale è che quindi il machine learning si basa sui dati, quindi più dati abbiamo di un certo processo, più esempi abbiamo e meglio. Un buon algoritmo di machine learning meglio sarà in grado di approssimare il processo stesso. Ok? Quindi, abbiamo visto il technical progress, di fatto questo progresso tecnico ci ha permesso anche di produrre una quantità di dati incommensurabile rispetto a quella che avevamo anni prima. Per esempio IBM dice che noi creiamo 10 a 18 bytes per day. Quindi, quant'è? Un milione. Iottabyte, I don't know. Ma pensate che solo il Large Hadron Collider a Ginevra produce un petabyte al giorno. Questi dati come vengono utilizzati? Loro chiaramente ne eliminano una grandissima parte, però il resto poi vanno analizzati. E qua entra il machine learning e in particolare gli avanzamenti metodologici. Negli ultimi anni abbiamo
è un processo chiaramente in corso, dal momento che il machine learning è una branca abbastanza giovane, quindi diciamo ci sono ancora miglioramenti a livello matematico, scientifico e algoritmico molto importanti che stiamo facendo e che ci saranno da fare. Quindi. Però negli ultimi anni abbiamo trovato il modo di, a parità di accuratezza della predizione, di ridurre considerevolmente l'energia richiesta, di ridurre considerevolmente la memoria richiesta in particolare, che per ora è il bottleneck del processo di machine learning. Quindi questi tre elementi insieme hanno permesso di, e anche nuovi approcci come il deep learning, sul quale Emanuele spenderà più tempo di me, io lo nominerò solamente qui. Il deep learning, che in principio è una serie di tecniche estremamente interessanti, ma estremamente potenti, ma molto delicate, quindi la probabilità di fare un modello di cui poi alla fine non riesce a garantire le proprietà statistiche, di cui non riesce a garantire un limite sull'accuratezza, quindi non riesce a dare degli intervalli di confidenza sulle predizioni, è molto alto. Quindi tipicamente quello che si dice del machine learning è che funziona bene abbastanza spesso, ogni tanto fallisce. Per esempio, se dai un'immagine di zebra, poi dai un'immagine di zebra con un pochino di rumore che è impercettibile all'occhio, e quell'immagine di zebra viene catalogata come una tazzina da tè. E quindi non c'entra completamente nulla. Questo purtroppo per i metodi di deep learning come sono adesso, quindi funzionano bene, e quindi in contesti dove non è richiesta, dove non c'è un concetto di sicurezza o di affidabilità del risultato, possono e di fatto vengono utilizzati. Quindi per esempio Facebook, Google, eccetera, usano modelli di deep learning. Ovunque invece serve, quindi nei processi safety critical, quindi che ne so, in un impianto nucleare nessuno utilizzerebbe mai, per ora, un metodo di deep learning, perché non si è in grado di, o in una macchina che si guida da sola, non si è in grado di dare delle garanzie sulla qualità del risultato. Ok, quindi, machine learning. Adesso vediamo, quindi, questo problema molto generale, in quali sottoproblemi è stato categorizzato. Bene. Abbiamo il machine learning, si può dividere in questa divisione qua in tre sottoinsiemi principali: supervised learning, unsupervised learning e reinforcement learning. Quindi supervised learning, quindi l'apprendimento supervisionato, quindi apprendimento con un insegnante, se volete, e l'esempio prototipico del machine learning. Io do 200 immagini al mio modello, al mio algoritmo, gli dico di zebre e di tigri, e dico questa immagine è una zebra, questa immagine è una tigre, questa è una zebra, questa è anche una zebra, questa è una tigre, e così via, per tutte e 200. Sto facendo un modello di learning supervisionato, cioè ci sono io che faccio da insegnante e dico ogni esempio, a ogni input, quale output io voglio ottenere. Quindi descrivo l'input, do l'input e descrivo l'output che voglio ottenere e chiedo alla macchina di fare questa connessione mancante fra l'input e l'output. E questo è diviso tipicamente in regressione e classificazione. Classificazione se voglio l'output, un output tipo sì, no. Regressione se voglio imparare invece una funzione continua. Quindi una funzione con un output nei numeri reali, per esempio. Okay. Invece in unsupervised learning sto chiedendo una cosa diversa. Ho un insieme di dati e chiedo alla macchina di trovare dei trend, di trovare dei pattern, non so come si dice in italiano, di trovare degli andamenti all'interno dei dati che in qualche modo li descrivano. Se volete, chiedo alla macchina di trovare quegli andamenti caratterizzanti dei dati, tali che io potrei descrivere i dati solo in termini di quegli andamenti, quindi come se fosse una forma di compressione,
o un insieme di dati che mi sembrano molto complessi, caotici, la macchina invece trova delle regolarità e con queste regolarità mi descrive tutto l'insieme dei dati. Chiaramente l'unsupervised learning è un problema che è molto più complesso e spesso non è ben definito. Quindi, se volete, mentre nel supervised learning c'è una teoria molto chiara e si possono fare delle deduzioni molto, molto precise, in unsupervised learning siamo ancora in un territorio parzialmente esplorato, diciamo. E così anche per il reinforcement learning. Il reinforcement learning parte dalla metafora della macchina come agente, quindi un agente che vive in un contesto, quindi che esplora, come se fosse un topo in un labirinto. Questo topo esplora il labirinto, non lo conosce a priori, impara con dei feedback positivi o negativi cosa deve fare dentro questo labirinto, con l'obiettivo di massimizzare i feedback positivi. Ora questo in alcuni contesti è molto limitativo, ma però in altre situazioni è un buon modello per descrivere alcuni tipi di problemi, specialmente dove c'è abbiamo a che fare magari con sistemi dinamici, dove c'è il tempo. Bene, adesso questa qui adesso è semplicemente l'immagine di prima, va bene, con la grafica un po' diversa, e abbiamo dato esempi di problemi, no? Problemi di regressione, per esempio, voglio fare forecast di alcune azioni in borsa, o predizioni, ad esempio, del clima, ok? In classificazione voglio fare delle diagnosi. Sì? C'è una domanda che sta per arrivare? No. No, è giusto, magari lasciamo pure spazio alle domande, magari. Sto andando troppo lento. Sì, ok. Va bene, tanto volevo arrivare qua, volevo fare così un'introduzione. Arrivare qui e... Ok, il problema delle garanzie statistiche l'ho già introdotto. Va bene, qui volevo fare un po' più nel dettaglio l'esempio. Centrare un secondo sul supervised learning, ok? E quindi ricapitolare, se volete, i punti fondamentali. Quindi abbiamo un insieme di osservazioni in input e un insieme di osservazioni in output. Okay? E vogliamo che la macchina sia in grado di imparare la funzione che collega l'input all'output. Okay? Chiaramente, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è minimizzare l'errore medio che questa funzione che mi passa dall'input all'output e che viene appresa dalla macchina produrrà su una nuova coppia estratta dallo stesso processo che mi ha prodotto i dati che io ho osservato in training. Okay? E questo è sostanzialmente il goal del machine learning, è minimizzare questa quantità, darmi una funzione che minimizzerà l'errore sui dati futuri. E dipendendo da come io misuro questo errore, ho dei problemi di, per esempio, regressione oppure classificazione, come stavamo vedendo prima. Ora, il fatto che noi lavoriamo, questo è il concetto importante, poi chiudo, è veramente il concetto cardine del machine learning, il fatto che noi diamo dei buoni risultati, siamo in grado di prevedere bene i dati che abbiamo già osservato, non vuol dire che prediremo bene i dati futuri. Questo è un esempio. Allora, abbiamo questo insieme di punti, che vedete, e un modello... Questi chiaramente si possono, l'obiettivo qui è imparare una curva che sia ragionevole per questi punti. Chiaramente si possono fare diversi modelli. Nel modello lineare, come vedete, è abbastanza ragionevole, c'è molta varianza, ci sono dei punti che sono abbastanza distanti poi dalla retta. Quindi posso prendere dei modelli più complessi, qua ho preso un modello cubico, no? E potrei andare avanti. Se io prendo un modello che passa da tutti i punti che io ho osservato, questo non vuol dire che questo modello rappresenta il processo che ha prodotto i punti. In questo caso
sembrerebbe che il modello più sensato possa essere questo qua, il modello della cubica. E questo in genere viene chiamato bias, variance, trade-off in machine learning. Quindi se scegli un modello che è troppo ricco, questo modello in qualche modo si innamora dei dati che ha visto e li rappresenterà benissimo, ma non sarà in grado di rappresentare il futuro. Se prendi un modello troppo povero, le predizioni che darà saranno molto robuste, tanti dalle predizioni reali. Quindi, se volete, il ruolo del machine learner è provare e produrre dei modelli ricchi che siano in grado di trovare un trade-off fra questi due estremi. Va bene, qui adesso facciamo un esempio un po' più concreto che porta già solo questo esempio a risolvere, a fornire metodologie applicabili ad altri campi. E niente, direi che ci siamo. Quindi il machine learning come un metodo per imparare dei task a partire da esempi. Questi task, questi modelli che impariamo, devono lavorare bene su nuovi dati, dei dati che abbiamo osservato di fatto che non ce ne frega nulla. E le domande, come scegliamo la famiglia di modelli, tali che siamo in grado di trovare un buon trade-off tra bias e variance, quindi trovare un modello che approssimi bene il processo, ma sia anche robusto e in grado di lavorare su dati futuri. E se volete, queste sono le tre domande, le due domande principali del machine learning che vengono declinate da un metodo all'altro. Io ho finito qua. Ok, grazie mille Alessandro, e ho visto che c'è tantissima roba e vi rinvito questo pomeriggio dove potremo parlare più approfonditamente con Alessandro. Adesso volevo chiedere se c'è qualche velocissima domanda, visto che siamo un po' fuori dalla tabella di marcia, per poi lasciare la parola al secondo relatore. Io avrei una domanda. Abbiamo visto nella presentazione un problema di machine learning per un task specifico come quello di del riconoscimento di una zebra o di una tigre, no? Ad esempio. Mm-hmm. In questo senso, questi modelli riescono a svolgere questi compiti molto bene, però mi chiedevo se è possibile estendere questa conoscenza che hanno, questa capacità di generalizzare rispetto al problema specifico, anche a problemi in cui ci sono pochi dati, poche informazioni per l'allenamento delle reti. Ad esempio, abbiamo un sistema allenato per distinguere zebre da tigri. È possibile prenderlo ed applicarlo ad un problema leggermente differente in cui però i dati a disposizione sono di meno? Se è chiara la domanda. Questo è un problema estremamente interessante e di fatto ed è collegato a quello che si chiama multitask learning. Il mio caro collega Carlo Ciliberto lavora attivamente su questo tema. E è un problema generale, non si applica necessariamente a reti. Vorrei far notare che se le reti neurali occupano il 95% dello spazio, in realtà all'interno della comunità di machine learning, in particolare quella più metodologica, occupano il contrario, il 15%, quindi sono altri modelli più strutturati che sono in grado esattamente di cogliere questa differenza che dici tu, ossia di imparare, se vuoi, su un task simile a quello che io voglio risolvere e poi posso aggiornare questa conoscenza con pochi esempi del task che voglio risolvere, ottenendo delle buone performance. Quindi sì, assolutamente. È una cosa di cui non ho parlato qui, ma è una direzione attiva di ricerca. Grazie mille. Ok, direi che tutte le interessantissime domande che ci sarebbero adesso, che io ne ho diverse, vengono spostate a questo pomeriggio. E quindi colgo l'occasione per ringraziare ancora Alessandro per il suo intervento e adesso passerei al professor Rodolà, che è un professore qui alla Sapienza, professore associato al Dipartimento di Informatica, nonché vincitore qualche anno fa di un ERC Starting Grant,
che dirige il gruppo di Geometric Visual Computing Group, quindi diciamo è molto interessante, io l'ho invitato per questo, è molto interessante vedere come l'applicazione di tecniche di machine learning, che uno molto spesso vede i grafici, vede le cose fighissime che fa Google, ma non percepisce la potenza delle tecniche di machine learning finché vede certe applicazioni come quelle appunto che fa il professor Rodolà applicate alla ricostruzione alle immagini 3D. Quindi la sua ricerca non è assolutamente limitata a questa. Prima di venire a Roma ha diciamo viaggiato molto, cito soltanto Lugano, Tokyo, Venezia e la sua alma mater, che se non sbaglio è Tor Vergata. Detto questo, passerei subito la parola. Grazie, mi sentite? Io ti sento bene. Okay, un attimo, sì, perfetto, aspetta che chiudo. Sì. Dovreste poter vedere, confermate che non vi vedo? Sì, io vedo molto bene. Fantastico, allora anzitutto grazie agli organizzatori per avermi invitato a questo splendido evento e spero di non deludervi. Oggi parlerò di questa branca della ricerca chiamata Geometric Deep Learning. Geometric Deep Learning è una sottobranca del Deep Learning, di cui non abbiamo parlato, che a sua volta è una sottobranca del Machine Learning, che a sua volta è una sottobranca dell'intelligenza artificiale. Quindi, diciamo, per riassumere, stiamo di nuovo guardando a tecniche di intelligenza artificiale che apprendono automaticamente. E questo è il core del machine learning. All'interno dell'intelligenza artificiale ovviamente c'è altro, c'è la rappresentazione della conoscenza, c'è la visione artificiale e via dicendo. Quindi io rimango in ambito machine learning. Allora, vorrei cominciare con una storia di successo. E questa storia in realtà inizia da una sfida di riconoscimento di immagini. Esattamente il problema di cui ha parlato il mio collega Rudy poco fa. Ci viene mostrata una foto, per esempio una foto di una zebra, dobbiamo scrivere un software che riconosca ed etichetti questa foto con la parola zebra. Quindi nella comunità di riconoscimento di immagini, di visione artificiale, c'è una sfida annuale, questa challenge che vedete scritta sotto il grafico, in cui ci si sfida all'interno di tutta la comunità su migliaia e migliaia di immagini. Vedete che nel 2012 è successo qualcosa, c'è un salto significativo nella percentuale d'errore commessa dal software di riconoscimento. Questo è perché nel 2012 la challenge è stata vinta da una tecnica di deep learning. Vedete che dopo pochi anni, nel 2015, queste tecniche di deep learning sono state sviluppate ulteriormente e siamo andati a superare addirittura l'accuratezza di un umano. Quindi questo è già un livello di prestazione che è sovraumano. Sorprendentemente noi umani, se ci mostrano 100 immagini di cose, 4 immagini le classifichiamo in maniera erronea. Okay? Invece queste tecniche di deep learning riescono a superare questa barra di errore. Ora, Alessandro ha già parlato del fatto che queste tecniche sono state adottate dall'industria, quindi non mi dilungo in altri esempi. Ha anche menzionato brevemente il fatto che, sebbene queste tecniche esistano in realtà da anni, almeno dagli anni 50, è sorprendente vedere il successo partire solo dal 2012, perché cosa è successo? È successo che oggi abbiamo tantissimi dati a disposizione. Quindi se cerchiamo zebra su Google Immagini, abbiamo centinaia di migliaia di esempi a disposizione. Questo non era vero negli anni 50. E oggi abbiamo anche la disposizione di capacità di calcolo a portata di mano. Quindi su qualunque portatile capace di far girare un videogioco, possiamo cominciare a far girare un'intelligenza artificiale. E prima questa cosa non era possibile. Dunque, due parole sul deep learning. Alessandro ha già parlato di machine learning. Questa è una declinazione del machine learning, in particolare qui parlo di un caso speciale del deep learning, che sono queste reti neurali convoluzionali. Qual è l'idea? Ma qua vediamo in input, abbiamo questa foto di un cane in basso a sinistra. Parliamo di nuovo del problema di classificarlo, quindi dobbiamo
giungere a una conclusione. Dobbiamo dare un'etichetta alla foto che ne identifichi la razza, per esempio un samoiedo o un husky siberiano. Come funzionano queste reti neurali convoluzionali? Sostanzialmente quello che fanno è partizionano questa immagine in tante regioni, quindi qua vedete in basso, non so se vedete il mio cursore, comunque in basso vedete queste regioni rosse che sono concentrate attorno all'occhio. Queste regioni vengono processate attraverso alcune regole sia matematiche che computazionali. L'output di questo processamento viene dato in input a un altro livello di elaborazione, dove la regione questa volta è più ampia, quindi ad esempio può catturare la testa, oltre che l'occhio del cane, e via dicendo, in maniera iterativa. Quindi vedete, quello che si crea è un processo di elaborazione a strati, a livelli, che man mano va sempre più nel profondo, ed è per questo che parliamo di deep learning, perché abbiamo questa organizzazione in strati che può essere più o meno profonda, dove la profondità è il numero di livelli. All'ultimo livello poi deve esserci una funzione matematica che, a partire dai risultati delle elaborazioni precedenti, tira fuori un numero, un punteggio che identifica la razza del cane all'interno di, diciamo, un insieme di possibilità. D'accordo? Quindi questa è l'idea di queste reti neurali convoluzionali. Perché le chiamiamo reti neurali? Perché negli anni 50 qualcuno ha pensato di associare il tipo di elaborazione che viene fatta al modo in cui funziona il nostro cervello, ma questa è rimasta soltanto un'analogia riflessa nel termine, però non c'è niente di veramente neurale in questo. Ora, questo era il deep learning in un minuto e mezzo. Ora io vorrei parlare di qualcosa di leggermente più sofisticato. Vorrei partire da questa motivazione. Abbiamo parlato di immagini, quindi consideriamo questa porzione del piano che vedete sulla sinistra, questo rettangolo bianco. Questo a tutti gli effetti è un'immagine, no? Diciamo, la foto del cane di prima può essere vista come un insieme di colori spennellati su questo foglio. Quindi questo è il nostro foglio posato sul tavolo. Se avessimo una formichina messa nell'angolo in basso a destra, percorrerebbe, appuntando l'altro angolo del foglio, percorrerebbe una certa distanza che, diciamo, riflette la nozione di distanza intuitiva per tutti, quella in linea retta. Ora, che succede se prendiamo questo foglio e lo accartocciamo? Oppure ci facciamo un aeroplanino? Questo foglio, ovviamente, è sempre lo stesso foglio. Il foglio non è elastico, quindi le distanze non si espandono, non si restringono, non c'è perdita di informazione, non strappiamo la pagina. Okay? Abbiamo soltanto deformato, mantenendo le distanze, quella che chiamiamo matematicamente una deformazione isometrica. In questo modo, se mettessimo la formica di nuovo sul foglio, che sia cartocciato, piatto o a forma di aeroplanino, puntando l'altro angolo del foglio, percorrerebbe comunque la stessa distanza. E la formica cammina sulla superficie, no? Non vola, non fa il salto come una coccinella. Eppure, le tecniche di deep learning odierne sono solo in grado di lavorare con dati piatti, quindi con l'esempio che vedete sulla sinistra, con delle foto classiche. Cosa succede se il nostro dominio di interesse, i nostri dati, non sono piatti? Cosa succede se vogliamo lavorare con dati geometrici del tipo un aeroplano o una palletta arrotolata? Non delle foto, per esempio un modello tridimensionale a forma di aeroplano. Come possiamo usare queste tecniche? Quindi oggi parlerò di questo. Ovviamente cercherò di restare molto intuitivo, andrò molto poco nel tecnico. Dunque, quindi questa è la sfida di cui vogliamo parlare, perché vogliamo lavorare con dati geometrici, perché sono importanti, perché sono interessanti e perché sono difficili per operarci. Insomma, sulla sinistra abbiamo i dati piatti classici del deep learning, abbiamo le immagini, che abbiamo detto essere nient'altro che porzioni di piano colorate. Oppure abbiamo dei segnali acustici, una canzone, questa è una porzione della retta colorata, dove il colore è questa oscillazione data dall'onda sonora. Dati geometrici, possiamo pensare moltissimi esempi, per esempio una rete sociale è un dato strutturato, un dato geometrico, perché possiamo identificarla come un grafo, una rete in cui ogni nodo è un utente, ogni arco che connette gli utenti può essere una relazione d'amicizia. Oppure una struttura molecolare. Ecco, le molecole
un chiaro esempio di dato geometrico, tant'è che la struttura geometrica di una molecola ne determina la funzionalità biofisica. Esempi nell'industria dell'intrattenimento sono modelli tridimensionali, oppure in medicina le reti funzionali del cervello. Possiamo pensare moltissimi altri esempi di questo tipo. Applicazioni ovviamente tantissime, oggi parlerò di alcune di esse, qua ne menziono soltanto un paio. Fake news detection, una cosa di cui sentiamo parlare moltissimo, viene modellata classicamente come un problema di diffusione di informazione o diciamo disinformazione su un grafo, per esempio su una rete sociale oppure sul grafo di internet. Quindi è un problema che chiaramente si presta a essere trattato con dei modelli geometrici. Oppure un altro esempio è quello della progettazione di farmaci, di cui diciamo per sfortuna nostra ne abbiamo parlato molto in questi ultimi mesi. La ricerca di nuovi farmaci può essere formalizzata come la ricerca di una struttura geometrica. Di questo parlerò un po' più in dettaglio verso la fine della presentazione. Dunque, ora quello che sto mostrando qui sono dei esempi prototipici di un dato non piatto. Qui lo chiamo non euclideo, è solo un termine matematico per dire che non è piatto. Sulla sinistra abbiamo questa statua del Bernini, un modello tridimensionale, qui vi illustro ruotando. Sulla destra abbiamo questa rete, questa è una porzione di Twitter, che è una rete sociale, ogni nodo è un utente, il colore associato a ogni nodo è la credibilità di questo utente. E quindi un dato di questo tipo può essere usato per studiare il problema del rilevamento delle fake news. Okay? Questi due tipi di dati, modelli 3D, tipo superficie e grafi, sono gli esempi classici di un dato non piatto, di un dato che io chiamo geometrico. Dunque, perché è difficile lavorare con questi dati? Ah, c'è una difficoltà anzitutto matematica, nel senso che se vogliamo formalizzare la nostra trattazione del dato, dobbiamo usare un linguaggio matematico un po' più sofisticato di quello classico. In particolare dobbiamo usare il linguaggio della geometria differenziale o della topologia differenziale. Bisogna avere un certo background. Ecco, qui vedete in basso nell'immagine c'è la formica di prima. Usare la formica per spiegare questi concetti è classico nella geometria differenziale. Quindi anzitutto c'è, tra virgolette, uno scoglio matematico. Invece nel caso classico delle immagini, quindi vedete la Gioconda in mezzo, ci sono delle tecniche molto più di base, molto più facili da adottare. Si usa il classico linguaggio dell'algebra lineare per trattare le immagini, quindi si parla sempre in termini di spazi vettoriali, un linguaggio che i nostri studenti studiano il primo anno, i nostri studenti di informatica o anche a matematica. Ora, se ricordate l'esempio dell'inizio presentazione in cui scomponiamo l'immagine in porzioni, beh, nel caso di un'immagine c'è un modo canonico per scomporla. Possiamo ritagliare dei quadrettini e poi scorrere l'immagine da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso. Nel caso di un dato geometrico tipo superficie, quindi la Mona Lisa che vedete sulla destra, beh, purtroppo questa scomposizione non è ben definita dal punto di vista matematico e non ce n'è neanche una univoca. Quindi già c'è un ostacolo addirittura concettuale su come è possibile scomporre un dato geometrico. Immaginiamo ad esempio se la Gioconda avesse un buco, diciamo, nella bocca. Ora, come trattare la presenza del buco, che a tutti gli effetti significa mancanza di dati, non è affatto chiaro. Quindi dal punto di vista matematico e di progettazione è un altro ostacolo. Quindi c'è un forte ostacolo tecnico. Chiaramente ci sono degli approcci che cercano di risolvere questi problemi, noi ne abbiamo proposti alcuni, ne parlerò adesso, diciamo, intuitivamente dell'approccio più intuitivo, quello che noi chiamiamo convoluzione non euclidea. Ora, qual è l'idea? Per la parte di audience che si intende che ha una preparazione matematica, il tutto si riduce a parlare di coordinate geodesiche, magari in un sistema polare, oppure di nuclei di calore. Per un audience che non ha una preparazione così sofisticata,
si parla della seguente intuizione. Immaginiamo di avere questo coniglio 3D fatto, diciamo, di cartoncino, ok? Ora noi possiamo prendere questo coniglio, determinare un punto, per esempio sulla schiena, punto sulla schiena, e poi ritagliare con le forbici una porzione circolare sulla schiena del coniglio. D'accordo? E così lo facciamo per tutto il resto del coniglio, stando molto attenti a fare in modo che rimettere insieme tutti questi ritagli ricopra interamente il coniglio. Non vogliamo lasciare regioni scoperte. Okay, questo tipo di decomposizione si può ben definire dal punto di vista matematico. Quindi possiamo usare questa decomposizione nel nostro pipeline di deep learning. Ora, la cosa interessante è che, sebbene questa idea qui la stiamo applicando a una superficie immersa in tre dimensioni, in realtà dal punto di vista matematico può essere applicata anche a grafi. Quindi, per esempio, in basso sulla destra, questa è una cartina stradale dello stato del Minnesota, d'accordo? Qui sto applicando la stessa tecnica basata su questa idea di ritaglio della superficie, però qui invece di tagliare una superficie sto ritagliando un grafo, d'accordo? Quindi è una tecnica che si può generalizzare a tipi di dominio diverso. Ora, questa in realtà è l'unica parentesi tecnica della mia presentazione, perché vorrei più che altro parlare delle applicazioni di questa famiglia di tecniche. Vorrei partire con un supereroe. Allora, questo estratto che vedete qui è estratto da un film chiamato Daredevil. Prima Federico Fusco ha parlato di Terminator, io parlo ancora di fantascienza. Daredevil è questo supereroe che vedete, quest'uomo sulla destra, che è cieco, però ha un udito sopraffino, tanto che lui riesce a vedere nel suo cervello la forma dell'amata soltanto dal suono delle gocce di pioggia che le battono sulla faccia. D'accordo? Questo ovviamente è fantascienza, è un personaggio dei fumetti, questo udito sopraffino che riesce a ricostruire la geometria soltanto dal suono che produce, quando viene colpita questa geometria. Ora, la cosa interessante è che in realtà è un problema di matematica fisica molto ben noto. È stato popolarizzato negli anni 50, credo nel 56, da questo articolo chiamato «Si può sentire la forma di un tamburo?». Ora, purtroppo la risposta di questo articolo è stato un no. Ora, la risposta che io vi darò è che sì, no in teoria, ma in pratica si può fare. Ma come si può fare? Allora, intanto cerchiamo di capire cosa c'entra il suono di un tamburo con Daredevil. Allora, consideriamo questo tamburo, abbiamo un bongo sulla sinistra. Ora, la struttura del supporto di legno non è importante, quello che ci interessa è la membrana che viene colpita, che in questo caso ha una forma ellissoidale. Quando colpiamo la membrana con una bacchetta, la membrana oscilla, e in base alla frequenza di oscillazione produce un certo suono, che è correlato appunto alla frequenza di oscillazione. Questo fenomeno di battere con una bacchetta e misurare la frequenza e predire quanto oscillerà la membrana è ben studiato da matematici e dai fisici e prende il nome di equazione d'onda. D'accordo? Quindi qua c'è un sistema differenziale che non dobbiamo capire, diciamo, l'ho messo solo per mettere qualche formula. Quello che vogliamo capire è che il suono che viene prodotto dal tamburo dipende da certe quantità numeriche, proprio una sequenza semplice di numeri, che qua compaiono come dei lambda nell'equazione in basso, che sono le frequenze di oscillazione del tamburo. D'accordo? Quindi il problema di ricostruzione della geometria sarebbe, sapendo o avendo accesso solo a questi valori numerici, a queste frequenze di oscillazione, possiamo ricostruire la forma di questo ellissoide? Senza ovviamente sapere che è un ellissoide. Ora, sembra un problema noioso, ma proviamo a immaginare un tamburo leggermente più complesso. Diciamo un tamburo fatto in questo modo. Guarda, questa è la statua di un leone, è un materiale che se viene colpito vibra, che non lo vediamo con gli occhi, ma lo sentiamo con le orecchie. Questo tamburo vibrerà. Quindi la domanda è, avendo accesso a questi lambda, che tra parentesi per i matematici, questi sono gli autovalori del Laplaciano, avendo accesso a questi numeri e queste oscillazioni, possiamo ricostruire la forma del leone? Quindi possiamo fare quello che Daredevil fa come superpotere?
Come abbiamo detto, in teoria no, in pratica sì. Perché in teoria no? Perché esistono controesempi di figure che producono lo stesso suono nonostante siano diverse. Perché in pratica sì? Perché questi controesempi di figure sono estremamente esotici ed estremamente rari. In particolare in tre dimensioni non esiste nessun controesempio noto. Quindi noi nella nostra ingenuità abbiamo detto, noi proviamo e vediamo se in pratica si può riuscire. Ora, quello che vedete qui è un esempio di un prodotto che funziona. Quindi sulla sinistra ci sono le frequenze di oscillazione di un tamburo fatto a forma di leoncino. Il leoncino, noi non abbiamo accesso al leoncino, abbiamo solo accesso alle frequenze di oscillazione sulla sinistra. E vedete che le possiamo modificare e ricostruire in tempo reale il modello 3D sulla destra. Quindi sulla destra vedete che quello è il modello tale che, se lo avessi a disposizione, lo potrei battere con una bacchetta e produrrebbe le oscillazioni che vedete sulla sinistra. Soltanto che non ho il modello, ho solo le oscillazioni e voglio scoprire chi era il modello. Come siamo riusciti a fare questo? Abbiamo tirato su un modello basato sul learning profondo, quindi un modello di deep learning geometrico. L'idea generale su questo modello, questo è un cosiddetto modello generativo. Perché si chiama modello generativo? Vedete, nel mezzo c'è questo blocco che chiamo generatore. Prende in input una cosa chiamata codice latente in generale. Nel nostro esempio specifico, il codice latente sono le frequenze di oscillazione, quindi il suono. Prende in input il suono, passa attraverso il generatore produce un modello tridimensionale. Ora, questo generatore è una rete neurale convoluzionale, un modello di learning deep. Ora, chiaramente questo è solo un esempio. Allora, intanto il generatore chiaramente è stato addestrato, no? Alessandro Rudi ha parlato di addestramento in sistemi supervised. Come è stato addestrato? Mostrandogli tante coppie di esempio di oggetti 3D con il loro suono associato, che sono note, sono coppie note. Viene addestrato con questi esempi, dopodiché, quando gli verrà mostrato un nuovo suono mai sentito prima, genererà il modello 3D che produce quel suono, ovviamente se è stato in grado di imparare dagli esempi. Questo è un modello generale, quindi non sempre siamo interessati a ricostruire l'uomo partendo dal suono di quando lo picchiamo con un bastone. Questo non è un interesse nostro in generale, no? Possiamo immaginare qualcosa di più serio, ad esempio, se il codice latente dato in input potrebbe essere una sequenza di amminoacidi. E siamo interessati a generare la struttura geometrica di una proteina che ha quella sequenza. Questo è un problema noto, aperto e difficile in biologia computazionale. Si chiama il problema del folding delle proteine. Quindi risolvere il problema del folding è un'istanza di questo problema che vedete qui, di un modello generativo di deep learning geometrico che ci interessa riprodurre una geometria. Ci sono ovviamente altri esempi che potrei fare, mi restringo a uno. Come anche ha anticipato Alessandro, per poter addestrare con successo un sistema di machine learning bisogna avere tantissimi dati. In genere tantissimi vuol dire milioni di esempi. Ora, qui abbiamo una forte differenza perché noi, quando facciamo i nostri modelli generativi geometrici, invece di usare tutti questi esempi, ci riduciamo ad usarne pochi, una dozzina, anzi meno di una dozzina. Vedete, qua ci sono questi 11 gatti 3D che vedete in alto e in basso. Questi gatti 3D vengono usati come esempi per addestrare un modello generativo di gatti. Il modello generativo deve capire da questi così pochi esempi come è fatto un gatto. Tutto quello che vedete in mezzo, questo gatto che si anima, questo il modello generativo non l'ha mai visto. Quello l'ha appreso dagli esempi, eppure questa deformazione sembra molto naturale, quindi è un sistema che funziona molto bene. Perché ci servono così pochi esempi in contrasto con la letteratura in cui servono milioni di esempi sulle immagini? Beh, perché la geometria ha dei vincoli forti. Non tutte le forme 3D sono forme valide, non vogliamo una forma 3D che si autointersechi, ad esempio. Quindi abbiamo a nostra disposizione dei vincoli geometrici. Con cui possiamo informare la rete neurale deve soddisfare questi vincoli. Quindi
Quindi questi vincoli danno una forma di regolarizzazione, come la chiamiamo noi, riduce i gradi di libertà, riduce la libertà della rete nel generare cose implausibili, non plausibili. E questo con le immagini è molto più difficile da imporre. Vorrei parlare di un altro paio di applicazioni. Allora, nel campo della guida autonoma, chiaramente come funziona a grandi linee la guida autonoma? C'è questa macchina che ha una serie di sensori a disposizione, tra cui sensori 3D per ricostruire l'ambiente attorno. Ora, non voglio parlare di questi sensori 3D, bensì voglio parlare del seguente caso. Allora, la macchina ha anche un classificatore dei segnali stradali che incontra. Quindi, se incontra questo segnale di stop, dentro c'è un sistema di classificazione che riconosce l'etichetta stop. Ora immaginiamo che un umano, un pedone, attacca questi adesivi sul segnale di stop. Quindi questa è una foto di uno stop con degli adesivi bianchi e neri appiccicati sopra. Ora, l'umano è maligno, okay? Diciamo che vuole attaccare il sistema di intelligenza artificiale in modo tale che quando il segnale stop viene rilevato come un limite di velocità, diciamo a 45 miglia orarie. Questo tipo di attacco fatto all'intelligenza artificiale prende il nome di attacco avversario. Come potete immaginare, bisogna stare molto attenti agli attacchi avversari. Dobbiamo sapere come difenderci da questi attacchi. Questa è una branca dell'intelligenza artificiale, o meglio, del machine learning. Ora, il caso delle immagini è molto ben sviluppato, meno sviluppato è il caso in cui abbiamo dei dati geometrici, ad esempio un grafo. Facciamo un esempio con una rete sociale, quindi abbiamo una rete sociale molto piccola. In questo esempio, diciamo che abbiamo un sistema basato su machine learning che è in grado di predire per gli utenti qual è la loro preferenza politica. E questo lo fa in base a chi conosce chi, o in base, che ne so, all'età, al genere sessuale, e via dicendo. Ora, un attacco avversario in questo caso potrebbe essere di comprarmi un'amicizia. Quindi l'utente in alto a destra compra l'amicizia con i due utenti che vedete indicati dagli archi rossi e il sistema di intelligenza artificiale viene raggirato e la predizione non è più la preferenza politica su Trump, ma magari su Clinton. Perché viene raggirato? Beh, perché il sistema di intelligenza artificiale si basa unicamente sulle connessioni fra utenti per trarre le sue conclusioni. Quindi se noi perturbiamo il dominio, aggiungendo o togliendo connessioni ad hoc molto specifiche, possiamo essere in grado di cambiare la sua predizione. D'accordo? Quindi questo può avere degli effetti molto importanti. Quindi questo è un esempio di attacco avversario su un modello geometrico, su un dato geometrico. Un altro esempio è quando abbiamo delle superfici tridimensionali. Qui abbiamo un sistema di machine learning riesce a classificare la posa di una persona. Questa è una scansione 3D vera di una persona vera. Quindi in questo caso viene classificata correttamente sulla sinistra come un passo largo. Sulla destra il modello 3D è stato modificato leggermente, è leggermente più grasso, non so se si vede. La testa è inclinata un pochino sulla sinistra, il piede destro è inclinato un pochino sull'alto. Adesso il sistema lo misclassifica come una posizione che sta in piedi con le braccia sui fianchi, sebbene la deformazione sia molto piccola. Quindi qui abbiamo mostrato che è possibile generare attacchi avversari anche su dati di tipo superficie. Perché ci interessa, generare attacchi? Perché generando attacchi possiamo generare anche una difesa contro questi attacchi. Non è perché vogliamo far cambiare il segnale da stop al limite di velocità, perché vogliamo difenderci da questa possibilità. Quindi per questo è importante studiare gli attacchi avversari. Concludo con due piccoli esempi. Uno, un nostro recente lavoro sull'apprendimento di interazioni proteiche e un altro leggermente più creativo. Ora, cosa vi sto mostrando qui? Questa è la proteasi principale del virus COVID-19, tristemente noto a tutti quanti. Questo è una super, come vedete, diciamo, intuitivamente si vede che è una struttura tridimensionale. Ora, purtroppo questo non è interattivo, ma se andate al link in basso a destra, c'è questa Protein Databank che pubblica, possiamo accedere a tutte queste strutture proteiche, esplorarne la struttura tridimensionale e via dicendo.
Ora, sapere che il virus ha una struttura 3D, diciamo, ci stimola molto a studiare problemi di tipo biologico. In realtà la struttura 3D delle proteine è molto molto ricca, tant'è che esistono molte rappresentazioni geometriche per la stessa proteina, la superficie non è l'unica rappresentazione possibile, per esempio un grafo con i legami fra gli atomi, che vedete questo in bianco in alto a destra, un'altra possibile rappresentazione, ce ne sono altre, ma sono tutte strutture geometriche. Quindi si prestano perfettamente all'applicazione di tecniche di geometric deep learning. Quello che abbiamo fatto, abbiamo affrontato diversi obiettivi, ne parlo brevemente di un paio. Uno, data una proteina, predire qual è il suo sito attivo. Il sito attivo è il sito in cui si genera un legame con un'altra molecola. Quindi non tutte le regioni della superficie sono attive. Quindi predire è già un problema noto e l'abbiamo affrontato con tecniche di deep learning geometrico. Problema ausiliario è, una volta che sappiamo qual è il sito attivo, scoprire da un database molto grande di molecole, chi di loro può agganciarsi. Ok? Questo perché è importante? Perché ha delle applicazioni molto dirette nella produzione di nuovi farmaci. Produrre un farmaco significa produrre una di queste molecole, oppure riutilizzare un farmaco noto, significa scoprire chi fra queste molecole, che sono farmaci già progettati, può agganciarsi a una proteina. D'accordo? Può generare un legame, un'interazione con questa proteina, magari inibendola oppure attivandola. Questo è quello che succede. Abbiamo fatto questo trattando queste proteine e queste molecole come superfici tridimensionali. Quindi le tecniche di geometric deep learning che avevamo fatto per i nostri uomini ricostruiti dalle bacchettate si applicano anche in questo caso. Direi anche molto direttamente. Forse anzi è stato un po' deludente di quanto è facile applicare queste tecniche. D'accordo, ovviamente tutto questo è fatto in maniera virtuale e poi l'abbiamo confermato in laboratorio con i nostri collaboratori di Imperial College e PFL in Svizzera. Ultima direzione, poi concludo, dal punto di vista artistico, quello che vedete qui è una intelligenza artificiale che sta cercando di riprodurre l'immagine che gli viene data in input sulla sinistra. Quindi sta disegnando, questa intelligenza artificiale ha imparato a disegnare con gli strumenti dati a sua disposizione, in questo caso dei pastelli, e a riprodurre immagini date in input. Ora, questo è un caso in cui le immagini appunto sono dati piatti, quindi è un caso già analizzato, non molto, ma analizzato in letteratura. A noi interessa qualcosa di più complicato, a noi piace renderci le cose complicate. Quindi, che succede se il nostro input è un modello tridimensionale, per esempio fatto da un artista, o per esempio scansionato su uno scanner tridimensionale o con un profilometro? Quello che vogliamo è un sistema intelligente che vada a disposizione degli scalpelli, in questo caso, scalpelli per fare scultura digitale, sia in grado di riprodurre il modello 3D dato in input che vedete sulla sinistra. D'accordo? E questo rientra appieno nel contesto del deep learning geometrico, perché bisogna ragionare in un contesto geometrico, non stiamo più colorando una porzione di piano, ma stiamo modellando in 3 dimensioni una palla di plastilina virtuale. Con questo vorrei concludere. Chiaramente io sono qui a prendermi i meriti, ma tutto il lavoro è fatto dal mio meraviglioso gruppo di ricerca che vedete qui e dai miei collaboratori esterni, che sono troppi per metterli tutti in una slide. Ed è tutto grazie al supporto della Sapienza, della SAS e della Commissione europea. Ho concluso. Grazie per questo intervento veramente molto pieno di spunti. Adesso direi che c'è tempo per una domanda veloce e naturalmente il professor Rodolà sarà con noi anche questo pomeriggio, quindi per tutte le domande che magari ci sono ma non c'è tempo di fare le possiamo posticipare a dopo. Comunque c'è tempo per una domanda veloce. Ok, io avrei una domanda, non so se mi sentite bene, e non so quanto può essere veloce, quindi magari intanto la faccio.
vediamo un attimo. E, diciamo, innanzitutto grazie per questo intervento veramente molto interessante. Mi chiedevo, io non sono un esperto del machine learning, dell'intelligenza artificiale, quindi un po' anche per sentito dire, però quello che mi è passato è che il problema dell'intelligenza artificiale, del machine learning, del deep learning, può essere in un certo senso il fatto che questi problemi estremamente complicati in qualche modo li riusciamo a risolvere, ma magari non sapendo benissimo per quale motivo, cioè come stiamo risolvendo effettivamente questi problemi. E, ecco, innanzitutto questa è la domanda, diciamo, generale, quindi mi chiedevo se questa cosa si può smentire, c'è qualche osservazione da fare al riguardo, e più nello specifico riguardo il geometric deep learning, questa cosa un po' della produzione, diciamo, del passaggio da due shape di gatti che vedevamo prima con solamente un dataset di 11 shape e riuscire a ricostruire tutto questo path geometrico tridimensionale, il discorso degli avversari attacks. Immagino si stia andando in quella direzione, ma mi chiedevo, per quanto riguarda il geometric deep learning, già di per sé, per la sua struttura, per la possibilità di introdurre i vincoli sulle geometrie, può essere un terreno dove è più facile investigare questa cosa? Quindi magari dare modo, oltre che risolvere dei problemi, anche di comprendere magari meglio la natura di questi problemi. Non so se la domanda è chiara, insomma... E la domanda è chiarissima. Allora, la prima domanda, è quello che gli inglesi direbbero, è aperto un barattolo di vermi. Sarebbe, richiede una risposta troppo lunga. Però diciamo che una risposta breve te la sei già data da solo. Allora, nel caso classico del deep learning, diciamo che non è vero che non sappiamo quello che stiamo facendo, perché comunque dobbiamo progettare una funzione di loss, dobbiamo ottimizzarla, dobbiamo progettare i dati, eccetera, eccetera. Quello che non sappiamo è perché funziona. Questo è il grande problema. Questo è vero ed è una delle direzioni di ricerca più attive oggi, si chiama teoria del deep learning, in cui si cerca di capire perché le cose funzionano. Ora, nel caso del geometric deep learning è colto nel segno, perché lì abbiamo questo dialogo fra gli assiomi della matematica e la capacità computazionale dei modelli di apprendimento. Ora, nel geometric deep learning, se non sai esattamente dare una modellazione matematica del problema, non lo risolverai mai. Ora, questo non vuol dire che sappiamo esattamente quello che stiamo facendo, c'è sempre una grande percentuale di cose che non capiamo, però sicuramente dobbiamo assolutamente, altrimenti non funzionerebbe, dobbiamo assolutamente introdurre dei vincoli, informare il sistema di apprendimento su cosa dovrebbe fare. Quindi dobbiamo suggerirgli anche il metodo computazionale per farlo. Dobbiamo dirgli, guarda, qui devi usare un nucleo di calore, senza aspettarci che lui lo apprenda da solo. Invece, in un modello basato su immagini, ci aspettiamo che apprenda tutto da solo. E molti non si chiedono neanche perché. Quindi hai colto nel segno. Poi comunque magari ne riparliamo dopo offline. Perfetto, grazie mille comunque. Bene, io pure avrei un po' di domande, però con fatica devo dire di posticipare tutto quanto al pomeriggio. Allora, quindi grazie ancora Emanuele. Grazie a tutti. Grazie. Ok, quindi adesso il prossimo speaker è il professor Cortelazzo, che come formazione ha una forte discontinuità rispetto ai precedenti oratori. Infatti è un professore ordinario di linguistica italiana all'Università di Padova, nonché, come già menzionato dal professor Sciarrino, direttore della Scuola Galileiana di Studi Professori, sempre di Padova. Un curriculum lunghissimo, cito soltanto il fatto che è un accademico ordinario dell'Accademia della Crusca, presidente dell'Associazione per la storia della lingua italiana, nonché autore di più di 200 contributi scientifici. Tra i suoi tanti interessi di ricerca c'è anche quello di cui parleremo oggi,
cioè la similarità tra testi e l'attribuzione di un testo a un autore. In particolare ha avuto molto successo un recente filo di lavori che ha avuto come oggetto l'opera di Elena Ferrante. E quindi chiederei adesso al professor Cortelazzo di prendere la parola per questo intervento. Ecco. Grazie della parola. Adesso, come spero che mi sentiate, intanto controllo. Se mi dia senso, io cerco di condividere le slide. C'è sempre questo momento di... mi dice che è impossibile condividere. Scusate. Non trovo dove devo autorizzare. Comunque, in basso a destra c'è presenta ora. Però poi mi dà errore. Forse con un altro browser può provare. Allora, guardate, per il momento cerco di fare senza la presentazione, anche se avevo fatto una cosa bellissima, perché al volo, mentre Alessandro Rudi parlava, ho cercato, se vi ricordate i tre insiemi, siccome io parlerò di questa ricerca appunto sulla attribuzione d'autore, però attribuzione era messo tra virgolette, perché come vedremo io non sono molto d'accordo sulla diciamo su ridurre oppure su focalizzare il problema del confronto fra testi a un problema di attribuzione d'autore. Però per rapidità parliamo. La interrompo un attimo, se vuole ci puoi inviare le slide, le condividiamo noi. Allora, guardi, faccio rapida, come gliele mando? Via email. Ok, allora scusate perché non riesco a fare le due cose contemporaneamente, naturalmente. Se mi date mezzo secondo di tempo. Certo. Che devo aprire la posta. Certo. Facciamo anche la, visto che non c'è la pausa caffè, la facciamo come pausa tecnica. Email è nella chat. Ok. È molto difficile. No, ma evidentemente c'è un problema di connessione della rete attualmente, perché ho problemi anche con
la posta. Se vuole, le slide le potremo anche rendere pubbliche in seguito. Sì, ma vediamo più avanti. Io intanto vado avanti perché evidentemente c'è un problema generale. Allora, dicevo che io ho lavorato, quello che, su cui vi riferisco appunto è la ricerca che è stata effettuata prima in collaborazione con Ariuna Tuzzi, che è una statistica, e abbiamo iniziato con metodi quantitativi classici, e poi proseguita con l'ulteriore collaborazione di Georgios Mikros, allora Università di Atene, adesso lavora in Qatar, ma col prossimo anno accademico dovrebbe entrare a far parte della nostra università, che è un linguista computazionale. Quindi c'erano di quei tre insiemi che sono stati mostrati da Rudy all'inizio, c'era la statistica, quindi quel colore rosso sbiadito, c'era l'esperto disciplinare che ero io, quel violetto, e c'era l'esperto di problemi computazionali, anche se un linguista, quindi e non un informatico in senso stretto, che è il professor Mikros. Noi abbiamo pubblicato sostanzialmente quattro lavori più alcune cose più secondarie. Il problema principale è questo, cioè la questione in partenza, l'attribuzionismo, cioè la operazione di attribuire un'opera sconosciuta, controversa, falsa, un plagio. Ci sono diverse tipologie di problemi di non sicura corrispondenza fra un testo e un autore. È un problema che noi possiamo dire è uno dei problemi classici della filologia. Noi abbiamo un grande maestro per chi fa la filologia che rimane ineguagliabile, Gianfranco Contini, che nel 77 aveva fatto una voce che è fondativa, della filologia contemporanea, e nell'enciclopedia del Novecento della Treccani, e uno dei capitoli era esattamente dedicato all'attribuzionismo. È abbastanza intuitivo che comunque il problema di attribuzione di un'opera, di un testo a un autore, non è un problema solo della critica letteraria o della filologia, ma è un problema che può avere diverse applicazioni anche, per esempio, in campo delle controversie giudiziarie. Pensiamo all'attribuzione di lettere anonime o di rivendicazioni, pensiamo a plagi, pensiamo comunque a tutti quei quelle sostituzioni di persona che poi danno luogo a frodi o a problemi comunque, per esempio, di corruzione. Ho fatto questi tre esempi perché sono stati tre esempi nei quali sono stato chiamato anche a fare consulenze in ambito giudiziario. Qual è il problema dal punto di vista disciplinare, prima di tutto? Poi vediamo le soluzioni tecniche che sono state utilizzate. Allora, la prima è una ragione che è un'argomentazione che dà ragione all'utilizzo, di schemi quantitativi. Cioè, la libertà e la creatività stilistiche sono molto più condizionate da vincoli da quanto comunemente si crede. Cioè, c'è un'idea che quando scriviamo, e soprattutto se lo scrive un autore, particolarmente innovativo o particolarmente creativo, possa fare quello che vuole. No, in realtà anni di statistica linguistica ci mostrano, magari in maniera non sempre chiara, perché prima si faceva la domanda, non sappiamo bene che cosa succede, non è solo del machine learning. Noi delle volte vediamo dei risultati incredibili, ma non sappiamo bene perché. Però la nostra libertà espressiva è una libertà molto più vincolata di quello che crediamo. E questo è il nostro punto di forza. Non vorrei però che si avesse l'idea, che spesso c'è, si usa questa metafora, che gli scrittori lasciano le loro impronte digitali o il loro DNA nelle opere.
Allora, questa del raffronto con le impronte digitali, il DNA, che è un po' anche viziato dal nostro consumo parossistico di film, di serie televisive, no? Di CSI o cose del genere, è una metafora che secondo me non funziona nel campo della scrittura. Innanzitutto perché non esiste, per rifarci a quei filmati, il codis della scrittura. Cioè noi non abbiamo una banca dati con le caratteristiche individuali di tutti, diciamo, gli scriventi italiani e neppure di tutti gli scrittori. Perché, scusate, prima ho parlato che la libertà e la creatività stilistiche sono legate da vincoli, ma sono vincoli fortemente individualizzati. Cioè un individuo scrive sempre con una certa regolarità, ma in maniera che può essere diversa da quella di altri scriventi. Un altro problema è che non sono stati a tutt'oggi individuati degli standard o delle soglie. Cioè, voi sapete che le impronte digitali si considerano uguali se ci sono un certo numero di punti di sovrapposizione. Per quello che riguarda la scrittura, noi non abbiamo, ma non solo non abbiamo dei valori condivisi, proprio non abbiamo i valori. E tutte le soglie che sono state che si è cercato di stabilire si sono dimostrate fallaci. Ma la questione fondamentale è che noi non identifichiamo l'autore, ma stabiliamo similarità, gradi di similarità fra testi. E però questi gradi di similarità possono dipendere da diverse ragioni. Innanzitutto, e c'è una scala, diciamo, di salienza di queste variabili. Innanzitutto, due varianti della stessa opera stanno al primo posto. Per esempio, se io cambio un pochettino, faccio una revisione di un'opera scritta da un altro scrittore, però si identifica con qualsiasi strumento matematico, statistico e adesso di machine learning. Confronto questi due testi, per prima cosa mi metto assieme le due versioni della stessa opera, prima ancora che versioni, che opere diverse dei rispettivi autori. Poi c'è l'autore, poi c'è il tema o il genere, poi il periodo e per le traduzioni solo verso il fondo, il traduttore e la lingua di partenza. Però questi elementi sono difficilmente districabili, per cui diciamo qualsiasi strumento di comparazione automatica soffre di questo problema, che ovviamente non è un problema insolubile, ma è un problema di cui tener conto. L'altra cosa, similarità non ci dice mai in che direzione va la dipendenza. Cioè, ammettiamo, io ho due testi che capisco che sono molto simili. Facciamo il caso del plagio. È difficilissimo dire chi ha copiato da chi con sistemi intratestuali. Cioè, io devo sapere, per esempio, dei due testi, se ho prove esterne, che uno viene prima dell'altro, perché allora la dipendenza c'è. Con criteri endotestuali è molto difficile stabilire la dipendenza. Posso sapere che sono simili. In realtà, quello che sto dicendo, che è il motivo per cui nella slide iniziale ci sarebbe stato le virgolette sotto attribuzione, è che noi appunto stabiliamo la similarità e questo è del tutto coerente con alcune riflessioni anche ormai storiche su che cos'è l'autore. L'autore di un'opera letteraria innanzitutto è un concetto moderno. Una volta c'era molta meno importanza di chi fosse l'autore, però come uno dei maggiori scritti proprio su che cos'è l'autore, era questo il titolo, era uno scritto del 69, mi pare, di Michel Foucault, dice che in realtà quello che è importante è mettere sotto l'etichetta, la stessa etichetta, testi che sono stati scritti dalla stessa persona o nello stesso ambito. Dopodiché l'identità anagrafica dell'autore è del tutto secondaria. Questo lo dico anche perché nei tentativi che sono stati fatti di identificare Elena Ferrante c'è stata un'accusa di invasione della privacy.
in alcuni casi giustificata per i metodi che sono stati usati, che hanno riguardato le caratteristiche personali e non le caratteristiche testuali. Però, appunto, a me sapere cosa mangia o dove vive Elena Ferrante non interessa nulla, però può interessare molto se i suoi scritti fanno parte di un corpus che ne contiene altri che non vanno sotto il suo nome. Perché allora io posso fare quello che poi è il lavoro che viene dopo l'attribuzione d'autore, cioè valutare criticamente l'opera letteraria di questo autore che diventa un autore unico. Però attenzione, c'è anche una spinta spontanea. Sempre Foucault, che vuole mettere in crisi l'idea, il concetto di autore, dice però che se in seguito a un incidente o una volontà esplicita dell'autore, e quindi sembra che 50 anni fa, 40 anni fa, sapesse di Elena Ferrante, perché è esattamente questo, esso ci perviene, il testo ci perviene nell'anonimato. Il gioco però consiste subito nel ritrovare l'autore. L'anonimato letterario non ci è sopportabile, noi lo accettiamo solo come enigma. E allora, quando c'è un enigma, lo studioso, lo scienziato, niente, viene attratto in maniera proprio non può farne a meno. E tenete presente che in questi ultimi anni discussioni sull'attribuzione d'autore anche in Italia ce ne sono state moltissime e su temi che, come vedrete, sono temi fondamentali. Per esempio, il diario postumo di Montale, è davvero di Montale? Lì ci sono anche lì anche delle questioni, diciamo, ereditarie non da poco. Gli articoli non firmati nel giornale Ordine Nuovo erano di Gramsci, direttore del giornale, oppure no? Questo è un problema che si pone nel momento in cui si sta rifacendo l'opera Omnia di Montale. Chi è il vero traduttore dell'antologia palatina tradotta da Quasimodo? Chi è il vero traduttore, scusate, dell'antologia palatina tradotta da Quasimodo? Ci sono stati poi il grande caso, che secondo me era risolvibile senza statistica, dei diari di Mussolini falsi, possiamo dire che sono falsi, e che erano palesemente falsi dal punto di vista stilistico. E c'è l'identità di Elena Ferrante. Ma attenzione, negli ultimi 3-4 anni sono stati affrontati anche dei temi storici che hanno una lunga tradizione di attribuzione. Per esempio, cito solo un caso, proprio un libro uscito quest'anno, viene ripresa la discussione se l'epistola a Can Grande è di Dante oppure no. Nel 2016 un docente dell'Università della Sapienza, Paolo Canettieri, sempre con metodi di machine learning o comunque quantitativi, ha scritto un articolo, Chi non ha scritto il fiore, che è un'opera che si discute se sia attribuibile a Dante, e via dicendo. Ritornando a Contini, ultima premessa prima di passare alla nostra Elena Ferrante, già appunto negli anni 70 si era accorto che l'uso di quello che allora si chiamava calcolatore elettronico poteva essere una via per l'attribuzione d'autore. E diceva questo: l'illusione di poter adoperare impunemente i calcolatori elettronici per una determinazione automatica di paternità su base lessicale o sintattica, vari parametri, no, che presenza o assenza di vocaboli e locuzioni, loro proporzione numerica, rapporti fra le parti del discorso, misura media dei segmenti sintattici e chi volesse valori timbrici in percentuale, non sopravvive che circondata di cautele e riserve presso gli operatori più accorti. Gli operatori più accorti, coscienti del fatto che quegli indici o una loro parte individuano strutture di genere comuni a più personalità, devono prestare attenzione, che è un po' quello che ho detto all'inizio. In realtà lo sviluppo della conoscenza delle, diciamo, invariabilità dello stile personale ci permette di
usare la potenza di calcolo dei computer anche per affrontare questi problemi di attribuzione d'autore, con l'accortezza che credo ci diano queste opere, ci diano dei sospetti, dei fortemente indiziati, e dopo il lavoro rimane il lavoro del critico che deve giustificare queste ipotesi nell'ambito di una storia, diciamo, autoriale del presunto autore. E allora vediamo il caso di Elena Ferrante. Voi sapete, autrice attualmente di 8 romanzi, di incredibile successo e, cosa importante, di successo internazionale, cosa che capita poco ad autori italiani. Quindi questo è già un punto importante. Ci sono diversi candidati, fra i quali i più rilevanti, fra i nomi che sono stati fatti, sono stati Domenico Starnone, sua moglie Anita Raia e Marcella Marmo. E ce ne sono stati molti altri, ma io mi riferisco a questi tre perché ci pongono il problema al quale forse il machine learning ci può dare maggiori risposte che altri metodi più tradizionali. Il problema è che di questi tre solo uno ha scritto romanzi. Cioè, solo in un caso io posso avere l'unificazione, diciamo l'annullamento di uno degli altri parametri importanti, che è il genere. Allora, per farla in breve, visto anche che non riesco e avrei perso troppo tempo a risolvere il problema di far vedere i grafici, e dovendolo raccontare lo faccio in breve, con sistemi classici, statistici, che si basano sostanzialmente sulla frequenza delle parole, sono emerse due cose che secondo me sono dati indubitabili dal punto di vista fattuale. Primo, che Elena Ferrante mostra uno stile tra i più particolari fra quelli degli autori che sono stati messi a confronto. Naturalmente si è dovuto creare un corpus, e il gioco di tutto sta se il corpus è stato creato bene. Questo in tutte, credo anche nelle altre attività che sono state mostrate. Se io non scelgo bene le immagini delle tigri, mi salta tutto. Devo creare per il training set, per esempio, o comunque il corpus di riferimento in maniera, diciamo, intelligente e mirata. Allora, all'interno di questo corpus, che chiedo la fiducia che sia un corpus rappresentativo, risulta che ci sono tre autori che si distinguono da tutti gli altri, uno di questi è Elena Ferrante. Elena Ferrante si distingue notevolmente da tutte le altre autrici del corpus e si distingue anche da molti, da quasi tutti gli autori campani. Qui adesso non sto a spiegare anche intuitivo perché dico questo, ma perché ci sono delle ipotesi critiche che mettono in gioco sia l'origine geografica sia l'appartenenza di genere. Con un'eccezione. Domenico Starnone. Domenico Starnone è vicinissimo a Elena Ferrante. Le opere dei due autori, in termini di similarità, si confondono in una maniera incredibile, devo dire. La produzione di Domenico Starnone, prima della nascita di Elena Ferrante, è isolata rispetto alla produzione successiva, e devo dire anche la produzione successiva all'uscita della quadrilogia. Quindi sembra che ci sia effettivamente una operazione letteraria alle spalle che coinvolge anche l'evoluzione della scrittura di Domenico Starnone. Abbiamo usato metodi diversi, ma fin qui non siamo nell'ambito del machine learning. Quando è che abbiamo usato il machine learning? Quando siamo andati verso l'operazione più difficile, confrontare i pochi scritti di Elena Ferrante non narrativi
con le opere non narrative delle altre due grandi sospettate, oltre a quella di Domenico Starnone, e di altri, perché ovviamente ci devono essere sempre anche i distrattori in mezzo, perché sennò è facile trovare, perché ecco, questo è uno dei limiti di tutti i metodi quantitativi, che mi abbinano. L'obiettivo, il risultato è quello di abbinare, di mettere vicino i più simili. Poi bisogna vedere con quale grado di accuratezza, quale grado di probabilità, però siccome abbiamo detto che non abbiamo soglie, poi è un po' difficile diciamo definire fin qui posso ipotizzare l'unicità di autore, da qui in poi non più. Allora, però dicevo appunto che è importante vedere se anche quegli autori che non hanno scritto romanzi, per quali quindi non potevo fare il confronto con le opere narrative, mostrano somiglianze o meno. E qui è entrato in gioco la collaborazione con Micross e abbiamo fatto il primo lavoro, che è un lavoro che si basa sulla profilazione. Cioè abbiamo dato alla macchina delle, ovviamente, un corpus da, su cui allenarsi, diciamo. Abbiamo abbinato i testi a caratteristiche demografiche dell'autore, principalmente genere, provenienza regionale, età, e poi gli abbiamo dato ovviamente dei parametri linguistici. Il vantaggio di lavorare con questi strumenti è che gliene posso dare tanti, posso dare quasi tutti i parametri su cui si possono fare i confronti, che sono quelli di cui abbiamo parlato, di cui parlava già Contini: frequenza delle parole, frequenza di sequenze di segni, anche se non formano parole, rapporto tra le parti del discorso. Ci sono molti parametri che possono essere presi in esame e li può vedere, li può esaminare tutti con una certa rapidità e dando un grado, diciamo, indicandomi anche il grado di accuratezza con cui riesce a identificare pezzi di testo rispetto a questi parametri. Il risultato della profilazione è che c'è una grande, che quasi certamente il, diciamo, il 76% dei chunks, dei frammenti dell'opera di non letteraria di Elena Ferrante risulta simile a quelli di scrittori con più di 60 anni, al 90% di scrittori campani, e invece è praticamente 50-50 l'attribuzione di genere. Abbiamo usato allora un altro metodo, che è quello del General Impostors Method, che ha dato dei risultati sorprendenti intanto per quello che riguarda l'opera letteraria. Con questo metodo i risultati che erano emersi rispetto alla vicinanza di Starnone parlano praticamente di una sovrapposizione completa fra le opere di Starnone e le opere di Elena Ferrante. Al punto che stiamo rifacendo i calcoli perché i risultati sembrano eccessivi. Però pare che le cose stiano così, insomma. Quindi, però è chiaro che quando un risultato è troppo indirizzato in una direzione, il dubbio c'è. Invece la stessa cosa non accade per gli scritti non letterari, perché risulta che una buona parte degli scritti che sono raccolti in una raccolta che si chiama La Frantumaglia possono essere di mano di Starnone, molti di mano di Raia, molti di un autore virtuale che abbiamo creato, che è la casa editrice. Perché voi capite che quando Elena Ferrante, che si maschera e che viene, diciamo, a contatti con l'esterno attraverso la casa editrice, si poteva pensare, e i dati ce lo confermano, che la casa editrice non sempre sia solo il tramite, ma possa essere addirittura chi materialmente ha dato le risposte ai giornalisti e via dicendo. Però ci sono anche
testi che rispondono, che danno con percentuali diverse paternità a diversi autori, e anche degli autori che non erano stati presi in considerazione, come Mario Martone e Valeria Perretta. Quella che viene, diciamo, esclusa in maniera categorica è la Marmo, che io mi sento assolutamente di escludere. Allora, per concludere, arrivati a questi risultati che vi avrei potuto far vedere appunto con i grafici, che appena terminiamo comunque mando in maniera che siano a disposizione del pubblico, cosa ci porta l'uso di sistemi quantitativi e da ultimo appunto del machine learning? E ci porta delle ipotesi. Io non credo che in un campo come quello della critica letteraria, nel quale la valutazione critica è una componente fondamentale, si possa avere un riconoscimento automatico. L'autorialità che gioca tra vincoli forti, spesso poco riconosciuti dalla tradizione, ma anche tratti individuali, non ci dà sempre delle indicazioni dirette, ma ci dà dei risultati dati in modo che spesso non conosciamo, per ritornare a una domanda prima, e da chi non ha letto le opere, che però proprio per questo pare un paradosso, sono dei dati più assodati. Solo che, almeno dal mio punto di vista di linguista, filologo, eccetera, il lavoro incomincia adesso, devo dare una spiegazione a quello che viene, che è uscito. La spiegazione, secondo me, è molto chiara, che l'opera letteraria, secondo me, è un'opera forse collettiva, ma nella quale comunque una parte innegabile a Domenico Stallone, la parte di pubbliche relazioni che emerge da questo, è un'opera collettiva che è fatta probabilmente non a più mani, ma da più persone in momenti diversi. Questa è un po' l'ipotesi interpretativa che esce da analisi che però mi dispiace per la casa editrice, mi dispiace per gli autori coinvolti, ha un grado di accuratezza e di certezza che secondo me è difficilissimo smontare. Grazie e scusate per avermi soltanto sentito e non aver visto le slide come ormai si usa sempre. Nessun problema, grazie mille e credo ci siano molte domande, io lascerei spazio alle domande adesso. Posso? Sì. Allora, la ringraziamo molto per l'intervento. Lei ha parlato di valutazione critica dell'opera letteraria, no? E giustamente detto che il lavoro vero, un altro lavoro incomincia adesso. Appunto, mi chiedevo, questo tesoro di informazioni linguistiche che ha disseminato nei suoi studi, può essere sfruttato per tracciare un profilo stilistico di Elena Ferrante, sempre coniugando, come ci ha mostrato, l'esprit de geometrie con l'esprit de finesse, quindi i metodi statistici, quantitativi con i metodi qualitativi? Ecco, penso ad esempio che sarebbe interessante rintracciare quali modelli di riferimento abbia avuto Elena Ferrante, su quali voci del passato abbia modulato questo stile peculiare. Ecco, mi colpiva ad esempio questa distanza molto netta dalla linea femminile della prosa contemporanea e moderna, quindi ecco, anche magari prendendo in considerazione un corpus che includa prosa anteriore. Ecco, e se da una parte appunto bisognerebbe guardare ai modelli del passato, dall'altra mi chiedo anche che cosa ci attende per questi sviluppi futuri della lingua geniale, no? Mi riferisco alla serie Netflix che uscirà tra poco sulla vita bizzarra degli adulti, rispetto all'esperimento Rai che, come ricordo, ha optato per un napoletano con sottotitoli in italiano, mi chiedo quale formula ci attende, ecco, ci attende uno esperimento linguistico diverso? Grazie mille. Allora, tutto questo lo chiede Nostradamus, non a me, ovviamente. Certo. Questo. Però, allora, per la prima parte,
diciamo, una parte dello studio che è ancora da fare, perché quello spetta solo a me e in realtà questa ricerca la trainano di più di altri, quindi io qui faccio mea culpa, è quello di esattamente andare a vedere che cos'è che porta queste somiglianze. Per esempio, un aspetto qualitativo su cui sto lavorando è quali sono i lessemi che per esempio hanno in comune solo Starnone e Elena Ferrante. Ci sono alcuni di incredibili, da risatella, sfottente, ci sono alcune di queste cose. Per quello che riguarda la domanda da chi ha preso Elena Ferrante, lì non è questo studio che me lo permette, perché lo studio è stato volutamente sincronico, cioè sono state prese ovviamente in esame. Ecco, allora il problema è questo, ritornando alle impronte digitali. Io devo farmi un'ipotesi, anche quando ho ci sono teorie diverse che distinguono l'authorship verification dall'authorship identification, eccetera, ma in ogni caso io ho un corpus di riferimento chiuso, quindi io devo scegliere con chi comparo. È chiaro che, per esempio, per rispondere alla sua domanda, io potrei avere certamente delle spie, però dovrei comporre un altro corpus che mi guarda all'indietro invece che guardare alla contemporaneità. Su che cosa possa succedere nel futuro non lo so. Quello che è importante, io mi ero dimenticato di dire una cosa, per trasparenza scientifica, dopo aver fatto il nostro studio e averlo ovviamente pubblicato per avere un momento di primogenitura, abbiamo offerto il nostro corpus con tutte le difficoltà, perché a fare questi lavori ci sono sempre più problemi di copyright, non è un lavoro semplice, è più facile prendere delle fotografie ovviamente che i testi. Abbiamo dato a una serie di altri studiosi che con altri metodi hanno esaminato il corpus, giungendo a dei risultati quasi anche più decisivi dei nostri. Io insisto, io non dico che Starnone sia Elena Ferrante, io dico che c'è una somiglianza così forte che dal punto di vista letterario posso considerare i due corpora come un corpus unico. E per il futuro non glielo so dire. La questione del dialetto è una cosa che esula da questo, poi se vuole ne parliamo, ma non credo che valga la pena di farlo in questa sede. Benissimo, la ringrazio. Se posso, potrei fare una domanda anche io. Sì, buongiorno. Io volevo fare una domanda che ha a che fare con lo pseudonimo Elena Ferrante. In particolare sono state fatte semplici osservazioni, se non delle ricostruzioni etimologiche vero e proprio, diciamo, per esempio la vicinanza per allitterazione al nome di Elsa Morante, peraltro pure anche alle di Fiore Ferri. Elena peraltro è, oltre ad essere il nome dello pseudonimo, è anche il nome di una delle protagoniste della tetralogia L'amica geniale. Ferrante è un cognome molto diffuso in Sud Italia. Diciamo, ora è vero che il processo nomaturgico per definizione afferisce all'ambito creativo, quindi non è accessibile, non si può sapere, diciamo, la motivazione che ha portato l'autore a scegliere quel nome o pseudonimo in questo caso, però può essere utile indagare lo pseudonimo, eventualmente la presenza di nomi o cognomi in opere o romanzi per diciamo, avere delle informazioni sulla presunta autrice o i presunti autori di questa, diciamo, che vanno sotto il nome di Elena Ferrante. Allora, naturalmente questa domanda porta fuori dalla linea di questa mattinata, ma fino a un certo punto. Allora, io credo che se si prende il problema, la prospettiva dal confronto, appunto, in diversi modi automatizzato di testi, eccetera, si arriva a un certo risultato. E questo risultato, per esempio, questo problema non può entrarci perché ha delle occorrenze così ridotte che non mi entra, diciamo, in una logica quantitativa. Quello che io posso fare è che, una volta che
la macchina mi ha dato un risultato, io devo riuscire a combinare coerentemente anche tutti questi altri aspetti. E allora, per esempio, vedere se Elena è compatibile con questo processo creativo che ho detto. Allora, io credo che dobbiamo distinguere cos'è l'elemento probatorio da cos'è l'elemento poi confermativo. Quindi io questo lavoro è chiaro che si fa, è importante, però viene dopo, secondo me, o è parallelo. Non entra, e la nostra intelligenza artificiale credo che su questo possa fare ben poco, proprio perché ci sono pochi indizi in questo senso, non ha la massa di dati che le servono per poter portare in una qualsiasi direzione. Certo. Grazie. Bene, visto l'orario, direi che possiamo ringraziare ancora il professor Cortelazzo per il suo intervento e possiamo introdurre il prossimo speaker. Forse, professore, se può togliere il microfono, perché sennò c'è un bombo. Purtroppo, Meet... No, credevo che lo faceste voi, allora... Grazie ancora. Ok, il prossimo speaker è il professor Resta, quindi passiamo adesso a un giurista, è un professore ordinario di sistemi giuridici comparati presso Roma 3, dove insegna Digital Technologies and the Law. Nella sua attività di ricerca ha sempre affrontato le questioni legate ai diritti della persona, alla dignità e alla libertà fondamentali, con un'attenzione all'impatto delle nuove tecnologie sul fenomeno giuridico. In particolare ha approfondito la questione relativa al governo dei dati. Come abbiamo visto negli interventi iniziali, ma come è stato detto anche adesso dal professor Cortelazzo, i dati da cui si parte per nel machine learning sono fondamentali. Devono essere tantissimi e sicuramente bisogna stare attenti a che tipo di dati stiamo usando e quali sono le garanzie giuridiche che ci sono dietro. In quest'ottica, appunto, si inserisce anche il dibattito molto ricco che c'è stato nell'ultimo periodo a proposito dell'app Immuni e tutta la gestione dei dati. Quindi un argomento molto attuale che si inserisce perfettamente anche nel discorso dell'intelligenza artificiale. Quindi a questo punto darei la parola al professor Resta. Sì, buongiorno a tutti, io sono molto grato per l'invito, è stata una mattinata molto produttiva, viste le varie competenze. Ovviamente il ruolo del giurista è alquanto complicato in questo contesto, perché è davvero in questo caso il diritto è un po' come la nottola di Minerva, richiamando Hegel, che inizia il suo volo sul far del crepuscolo. Quando ormai la tecnologia ha sviluppato, come dire, dei processi di sviluppo, che per esempio nella relazione di Rodolà abbiamo visto quali impatti e risultati sta producendo. Quindi si rischia, per quanto attiene la funzione del giurista, di disciplinare una realtà che è già fortemente modificata. E questo in particolare, credo, dobbiamo avere questa consapevolezza quando parliamo dell'intelligenza artificiale, perché siamo di fronte, diciamo, a una trasformazione, si parla, no, di quarta trasformazione industriale, che è molto diversa dalle altre, perché come ha scritto un economista, Richard Baldwin, in un bel libro che si chiama The Globotics Upheaval, qui si mettono insieme due fenomeni molto importanti: da un lato l'automazione e la robotica, ma dall'altro anche, non dimentichiamo, la globalizzazione, perché l'effetto dei due fenomeni è quello di produrre con una rapidità mai vista nelle altre trasformazioni industriali processi a catena in tutte le parti del mondo. E quindi ovviamente, se da un lato una larga parte di questi processi innovativi sono già compiuti, si stanno svolgendo sotto i nostri occhi,
dall'altro non dobbiamo dimenticarci, e su questo penso che la lezione di studiosi di scienze sociali come Karl Polanyi siano sempre attuali, che gli effetti delle trasformazioni tecnologiche producono mutamenti di tipo sociale ed economico di straordinario rilievo, e il diritto in questo ha una funzione di mediazione assolutamente centrale. Quindi io penso che una delle del plusvalore, del contributo che può dare il giurista specificamente rispetto al tema dell'intelligenza artificiale, sia da un lato quello della valutazione degli impatti sociali, degli impatti sui diritti delle grandi innovazioni tecnologiche, ma dall'altra credo anche in particolare che il giurista comparatista possa avere qualcosa da dire, perché c'è un rischio nel discorso sulla tecnologia, in particolare sull'intelligenza artificiale, che è il rischio di astrarre dalle condizioni di contesto e focalizzarsi soltanto su una tecnologia che è tendenzialmente analoga ovunque a livello globale. Ma ciò che cambia è il modo in cui questa tecnologia viene istituzionalizzata. Istituzionalizzata non soltanto dalla cultura, dalle condizioni sociali diverse che esistono nei vari paesi, ma anche evidentemente dal diritto e dalla politica. Allora, come si colloca, lo scenario dello sviluppo dell'intelligenza artificiale rispetto alla validità giuridica del mondo? Questo è un po' un tema che vorrei provare a trattare oggi, distinguendo i tre modelli o le tre vie di governo dell'intelligenza artificiale, che sono la via cinese e la via americana, che sono le due vie leader oggi, e in terzo luogo la via che si tenta di esportare con fatica, perché le premesse industriali non sono particolarmente esaltanti da questo punto di vista, che è la via europea, che è una via connotata da un grande sviluppo regolatorio, ma ancora da una scarsa competitività di carattere industriale. E questo è un punto. Il secondo punto è quello con il quale vorrei iniziare ora la presentazione. Vediamo se riesco a consentirla, è quello del rapporto tra dati e intelligenza artificiale. Allora, spero che si veda, mi pare di sì dal mio schermo, perché come diceva lei nell'introdurre il mio intervento, quando parliamo di machine learning, quando parliamo di automazione delle decisioni, è cruciale ragionare sul modo in cui si costruisce il set di dati per allenare le macchine, no? To train the machine. Allora, da questo punto di vista, sicuramente il diritto è consapevole delle grandi potenzialità del sistema di intelligenza artificiale. Vi faccio soltanto un esempio, quindi ho preparato solo delle slide come semplici case study molto, molto banali che vorrei rapidamente commentare. Il primo è lo sviluppo delle tecniche di giustizia predittiva. Sappiamo che a livello giudiziario, ma anche a livello della professione forense, si stanno ormai generalizzando il ricorso a software predittivi, da un lato sul piano giudiziario per analizzare circostanze ricorrenti, cause seriali e quindi istruire in qualche modo la decisione della controversia. E il 27 giugno 2019 abbiamo avuto il lancio della prima corte virtuale, la Beijing Internet Court, che formalizza il primo giudice virtuale, che è un giudice non in carne ed ossa, anche se ha le sembianze umane, e che non serve, attenzione, per decidere una controversia, ma per istruire una decisione, verificare la corrispondenza dei termini rispetto appunto dei requisiti processuali per la scrittura degli atti, l'esame dei precedenti e via dicendo. Quindi è una funzione essenzialmente sussidiaria a quella del giudice. Ma consapevolmente il diritto, oltre appunto al campo prettamente giudiziario, conosce le applicazioni dell'intelligenza artificiale e in qualche modo le incentiva. Il riferimento è stato fatto poco fa al caso del contrasto alla pandemia. Il modo in cui i sistemi non solo occidentali hanno posto in essere negli ultimi tre mesi una corsa alla istituzionalizzazione delle app di tracciamento che funzionano attraverso un meccanismo algoritmico di riconoscimento dei contatti di prossimità, è un chiaro esempio del modo in cui l'intelligenza artificiale può essere istituzionalizzata per una funzione socialmente rilevante come appunto quella
contrasto alla pandemia. Non so se avrò modo di tornare con più dettagli su questo tema, per ora voglio limitarmi semplicemente a una panoramica su opportunità e rischi. Sul piano dei rischi, e questo penso che sia un complemento necessario dei discorsi, diciamo così, di orientamento tecnologico che abbiamo sentito soprattutto nelle prime due relazioni, noi abbiamo in letteratura ormai una dimostrazione molto chiara del pericolo che può derivare da un ricorso non sufficientemente controllato sul piano delle garanzie a meccanismi, diciamo così, di algorithmic decision making, di decisioni algoritmiche. E tra i vari rischi, oltre a quello evidente, visto che c'era prima una slide molto bella sulle macchine senza guidatore, e quello è chiaramente un rischio per la sicurezza che può derivare dalla imperfezione o addirittura dall'attacco, come era stato chiamato, ai sistemi di intelligenza artificiale attraverso una modifica manuale dei cartelli. Tra gli altri grandi rischi che la nostra società deve prendere in considerazione c'è ovviamente il rischio sul piano della garanzia del principio di uguaglianza. Perché le tecniche di intelligenza artificiale, come sin qui le abbiamo viste all'opera, quelle cioè che fanno ricorso all'ampia massa di dati, hanno il limite di fondo che le macchine apprendono dallo stato dell'arte, apprendono dai dati della realtà. E i dati della realtà nel campo delle scienze sociali sono dati che trasudano di disuguaglianze, di disparità esistenti nei rapporti sociali. E se questi dati vengono utilizzati per la costruzione non sufficientemente misurata di algoritmi decisionali, il rischio è quello che vedete in sottoimpressione in questa slide, dimostrato appunto anche dalla controversia negli Stati Uniti, che quando i giudici fanno ricorso, come accade in molte giurisdizioni statali americane, a algoritmi predittivi per decidere se una persona sottoposta a procedimento penale debba godere della libertà condizionata o quale tipo di sanzione debbano essere applicate, il rischio è, la dimostrazione è questa, che i neri, che sono presenti in misura molto maggiore nella popolazione carceraria, tendono a essere sovrastimati come classe, quindi come gruppo sociale, nella loro capacità di delinquere, e i bianchi a essere sottostimati. ProPublica, un sito di giornalismo investigativo, ha fatto una ricerca molto dettagliata su questo tema, è il caso del software Compass, che dimostrava appunto quello che dicevo. Poiché questo algoritmo funzionava sulla base di un questionario composto di 137 domande reso ai soggetti appunto sotto indagine penale, e tra le domande c'era i quartieri nel quale si abita, i precedenti penali dei genitori, il consumo di stupefacenti e via dicendo, dati astrattamente neutri messi insieme possono creare una forma di discriminazione indiretta. E per cui se l'algoritmo è istruito sulla base dei dati della realtà esistente, appunto dicevo la presenza molto maggiore sul piano della popolazione carceraria dei neri rispetto ai bianchi o altri gruppi etnici, l'effetto è che la predizione che il sistema informatico dà è una predizione in se stesso biased. Oltre al problema, che è il secondo grande problema con il quale i sistemi sociali, in particolare il diritto, che si confrontano con le decisioni algoritmiche, si devono confrontare, è il ben noto problema della black box, cioè della comprensione dei canoni di funzionamento che sono sottesi appunto all'uso di questo algoritmo. E il problema della black box, da un lato, deriva dal fatto che nel deep learning, come abbiamo sentito, spesso lo stesso programmatore non riesce a capire come la macchina svilupperà un certo risultato, ma deriva anche da condizioni di carattere giuridico. Teniamo presente che chi sviluppa gli algoritmi generalmente sono soggetti privati che poi cedono l'algoritmo sulla base di un contratto di licenza o avendo vinto un appalto alla pubblica amministrazione, come nel caso di Compass, e quindi essendo protetti dalla disciplina dei trade secrets o dalla tutela del software, sostanzialmente oppongono la proprietà intellettuale come ostacolo per l'accesso all'algoritmo e per appunto la comprensione del suo codice di funzionamento. Tutto questo, pensate semplicemente al caso in cui un soggetto venga condannato
o gli venga negata la libertà condizionale sulla base di un algoritmo predittivo, limita evidentemente le libertà fondamentali. Dunque bisogna evidentemente porre in atto delle contromisure. Altro esempio dell'intersezione tra dati e discriminazione è questa foto che è presa da un articolo pubblicato, mi pare, su Nature. È il problema del riconoscimento facciale. Quando le tecniche di riconoscimento facciale sono allenate sulla base di dati che non sono sufficientemente completi, perché la gran parte dei dati inseriti nelle banche dati utilizzati per lo sviluppo, quantomeno in Occidente, dei sistemi di questo tipo sono relativi a persone bianche che hanno un certo costume sociale, nel momento in cui si chiede il riconoscimento della parola sposa, evidentemente la macchina tenderà a riconoscere sposa solo la prima immagine, la prima porzione di immagine che vedete sulla sinistra, e non la seconda di una persona vestita in abito tradizionale indiano preparandosi alle nozze. Vi sono altri esempi ben chiariti in letteratura, per esempio nel caso del riconoscimento automatico delle diagnosi di cancro alla pelle, dove essendo la gran parte delle immagini disponibili relative a persone bianche, vi è un problema significativo di sottostima dei rischi di insorgenza o di corretta diagnosi del tumore nelle persone di etnia afroamericana. E vi potremmo fare tanti altri esempi di questo tipo, ma voglio passare a un punto diverso. E cioè, se sin qui il giurista si è confrontato essenzialmente con la disciplina, la regolamentazione dell'intelligenza artificiale per gli effetti che questa produce, e quindi il problema, per esempio, della responsabilità civile da macchine senza guidatore, oppure il problema della discriminazione algoritmica, ci sono peraltro diverse decisioni del Consiglio di Stato italiano e della Corte Costituzionale francese sul punto, un aspetto che tende a essere, a mio avviso, sottostimato è quello appunto relativo al governo dei dati utilizzati per istruire le tecniche di machine learning. E un esempio che vi voglio dare per farvi capire appunto della reale impatto operativo di questo tema è l'esempio del caso Flickr Megaface, che è stato portato alla luce da un'inchiesta del New York Times l'anno scorso. Le tre immagini che vedete nel riquadro, purtroppo la definizione non è sufficientemente buona, sono tre immagini di alcuni bambini, le cui fotografie erano state caricate dalla mamma nel 2009, quando Flickr era stato creato, sulla base di un semplice upload che accettava indirettamente le condizioni generali di contratto di Flickr, e quindi autorizzando l'upload di queste immagini nel sistema. Ebbene, Flickr era parte del gruppo Yahoo. Quando viene creata una grande banca dati che si chiama Megaface, che viene spesso utilizzata per allenare tecniche di riconoscimento facciale, anche con il supporto della University of Washington, è emerso che molte di queste immagini erano prelevate dai social network, e queste immagini vengono utilizzate dai sviluppatori di tecniche di riconoscimento facciale, tra cui la cinese SenseTime, che per esempio sono utilizzate per il controllo della popolazione uigura nella provincia appunto omonima in Cina, per finalità di controllo sociale e evidentemente sorveglianza, e tante altre ipotesi. Il tema di fondo è: quando noi costruiamo strumenti di decisione algoritmica oppure tecniche di intelligenza artificiali, a quali dati facciamo ricorso? Che tipo di regime disciplina l'accesso a questi dati? Io credo che una risposta a questa domanda sia particolarmente importante, perché è proprio guardando questo tema che riusciamo a comprendere le basi dei tre principali modelli che oggi si contendono il campo su scala globale rispetto alla regolazione dell'intelligenza artificiale. Il primo è il modello cinese, che
possiamo sintetizzarlo, adesso dirò qualche altra cosa più specifica tra poco, con una forte garanzia sul piano interprivato, nel senso che i cittadini, gli utenti, i consumatori tendono a essere sempre più protetti nei confronti delle imprese rispetto alla collezione, alla raccolta, all'utilizzo, al trattamento dei propri dati da parte delle imprese, però a questa tutela crescente che è simbolicamente rappresentata dal Codice Civile che è stato formalmente approvato il mese scorso dall'Assemblea Nazionale Popolare Cinese e che contiene diverse norme di tutela della riservatezza, della protezione dei dati nei rapporti interprivati, corrisponde simmetricamente un'ampia possibilità di accesso da parte delle autorità pubbliche sia ai dati detenuti da terzi soggetti privati come i provider, sia direttamente ai dati delle persone. Per contro, il modello statunitense è un modello che, come dire, rafforza in maniera molto intensa il controllo del singolo nei confronti del trattamento posto in essere dal governo e dal potere pubblico, e per esempio da ciò deriva la tendenziale ritrosia dei cittadini americani a utilizzare le app di tracciamento anche nel contesto Covid. C'è un dato culturale di sfiducia nei confronti del potere pubblico che è molto forte e che è anche qui all'opposto rispetto a quello che accade in Cina. E per contro vi sono sistemi di tutela fortemente lacunosi nell'ambito dei rapporti interprivati. Faccio soltanto riferimento al caso Cambridge Analytica che ci fa capire quanto una tutela a maglie larghe dei dati personali possa avere delle conseguenze estremamente importanti anche rispetto a scelte che attengono la democrazia. Quindi il regime dei dati è un regime che non è strettamente limitato alla tutela del singolo nei suoi rapporti con gli altri soggetti nelle interazioni quotidiane, ma ha dei risvolti estremamente importanti anche rispetto al funzionamento degli apparati democratici. Pensate soltanto alla formazione dell'opinione pubblica attraverso gli algoritmi che per esempio nei social network selezionano la lista delle notizie visualizzate agli utenti, o pensate al micro-targeting, alla pubblicità mirata posta in essere da gruppi politici. Tra poco avremo le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e questo è un tema evidentemente cruciale. Infine, il terzo modello, che è il modello europeo, è un modello che si avvale di forti regole di protezione sul piano della tutela dei dati personali, che sta sviluppando un regime fortemente dettagliato di disciplina dei dati non personali, che è l'altro tema molto importante rispetto all'intelligenza artificiale, e che però, per effetto anche di questi ostacoli molto rilevanti all'accesso e all'utilizzazione, al riuso dei dati, pensate appunto allo stesso tema del riuso delle informazioni scientifiche, rischia di essere in qualche modo ritardato nelle sue potenzialità di sviluppo rispetto ai due giganti cinese e statunitense. Della Cina vorrei dire rapidamente soltanto poche cose. In questa slide vedete le prospettive di crescita. Sappiamo che nella contesa, che è oramai una contesa a tutti gli effetti geopolitica, sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che ha un impatto estremamente rilevante soprattutto in ambito militare, come ben possiamo capire, la Cina sta pareggiando, se non superando, per esempio nel campo della perception AI, cioè del riconoscimento facciale e vocale, sta superando gli Stati Uniti. E una delle ragioni per cui in poco tempo la Cina ha sviluppato una industria tecnologica così avanzata non va soltanto collegata alla presenza di numerosi ingegneri informatici relativamente a basso costo, a forti computer con potenzialità computazionali, ma soprattutto, e qui insisto, ha una riserva assolutamente straordinaria di dati. Dati relativi a quel 1.400.000.000 di persone che, per esempio, vivono in una società che è ormai diventata quasi totalmente cashless.
in Cina quasi tutto si fa con un'applicazione che è un po' il corrispondente del nostro WhatsApp, che si chiama WeChat e che è stata sviluppata, mi pare, da Tencent nel 2011, se non erro, che è un'applicazione multifunzione che permette non soltanto di comunicare, di riservare posti nei ristoranti, ma di pagare. E questo significa che nell'arco di 10 anni sono stati ammassati dati sulle transazioni finanziarie dei soggetti a un livello di dettaglio assolutamente straordinario. Se pensate che in Cina ci sono più di 1.500 milioni di sottoscrizioni per telefonia mobile e che quindi la gran parte delle persone sono connesse in rete, quando in Europa il numero è molto più basso, vi rendete conto che questa grandissima riserva di dati, unita a uno scarso tasso di garanzie sul piano dell'accesso a tali dati da parte del governo, ha rappresentato evidentemente la base per un salto tecnologico che produrrà i suoi effetti, come dicono la gran parte degli analisti, soprattutto nei prossimi 10 anni. E tutto ciò è stato intenzionalmente accompagnato da parte del governo, che in una serie di atti che qui ho riassunto, soprattutto il Development Plan sull'intelligenza artificiale del 2017, adottato dallo State Council, che è una sorta di corrispondente del nostro governo, si è investito moltissimo, si è diretto lo sviluppo dell'industria in materia, creando specializzazioni da parte dei vari campioni nazionali, e quindi in qualche modo si è creato un sistema, peraltro ben noto in Occidente con l'esempio del social credit system, cioè l'attribuzione di punteggi ai cittadini in base alla osservanza o inosservanza delle regole, quindi un sistema fortemente incentrato sulla sorveglianza, ma nello stesso tempo portato a uno sviluppo industriale di mercato attraverso l'intelligenza artificiale assolutamente sorprendente. E adesso non entro nei dettagli, ma mi interessa soprattutto illustrare i modelli. Negli Stati Uniti, per contro, a fronte di una diminuzione generale degli investimenti pubblici che c'è stata in vari settori della ricerca negli ultimi anni, la via che è stata cercata, che è stata portata avanti, è stata soprattutto quella della partnership pubblico-privato. E se leggete un documento molto importante, che è l'Executive Order, che è un documento che ha effetti normativi, l'Executive Order presidenziale del Presidente Trump del 2019, che è il National AI Research and Development Strategic Plan, vedete che la gran parte degli incentivi sono lo sviluppo del settore privato in materia. Dunque una diversità di impostazione, da un lato state-led industry, qui invece market pressure essenzialmente. Ora sul piano giuridico questo è interessante perché, come vi dicevo, il sistema statunitense, mentre ha garanzie molto forti quando il controllo sui dati è esercitato dal governo, anche se nel post 11 settembre questi controlli si sono fortemente allentati nel settore della national security, differentemente dall'Europa, gli Stati Uniti non hanno un sistema generale di tutela dei dati. Il diritto alla protezione dei dati personali non è costituzionalmente riconosciuto, i metadati, che sono una porzione molto rilevante, per esempio i metadati di comunicazioni sono molto rilevanti, pensate appunto alle applicazioni di tracciamento contro il Covid, quanto siano rilevanti i metadati, non godono di tutela costituzionale, manca un'autorità indipendente, la gran parte del sistema è incentrato sulla logica contrattuale della informativa e del consenso. Ma informativa e consenso sono strumenti che noi sappiamo essere puramente mistificatori, perché soprattutto nel contesto delle transazioni digitali la grande impresa ha la possibilità non soltanto di imporre condizioni generali di contratto, per esempio Facebook, che non sono rispettose della base del controllo sul trattamento dei dati come lo intendiamo in Europa, ma hanno anche la possibilità di condizionare attraverso la programmazione, quindi attraverso l'interfaccia tecnologica, il modo in cui si interagisce con il sistema. Quindi faccio soltanto un esempio per farvi capire come si ammassi una grande quantità di dati a favore di soggetti privati.
la gran parte delle piattaforme digitali e dei social network prevedono che in caso di morte del soggetto i dati vengano acquisiti alla piattaforma. Per esempio in Facebook si prevede il sistema della memorializzazione dell'account, ciò significa che gli eredi, i genitori, non possono, nel caso appunto che è stato portato alla giurisprudenza di morte di un figlio, non possono accedere o modificare l'account. Tutte queste sono strategie imposte attraverso l'interfaccia tecnologica e le regole giuridiche di governo delle relazioni, che portano ad avere un controllo molto forte da parte dei soggetti privati sui dati. Sappiamo le implicazioni, in Europa si è discusso molto, per esempio, delle fusioni tra Facebook e WhatsApp, finalizzate essenzialmente a moltiplicare la massa di dati disponibili all'industria. Ora, tutto questo non è irrilevante rispetto al tema dell'intelligenza artificiale, perché il controllo sulla massa di dati significa possibilità di utilizzare sistemi di decisione automatica, per esempio per applicare prezzi diversificati alle varie categorie di consumatori. Se io accedo con un Mac a determinate tipologie di servizi per l'acquisto, per esempio, di biglietti aerei, tendo ad avere un prezzo diverso rispetto alla utilizzazione di un computer di più basso profilo. Questo significa, e mi ricollego anche all'esempio che avevamo fatto prima di Compass, che se non si adottano strategie regolatorie molto attente sul modo in cui i dati personali e non personali vengono utilizzate, sui non personali pensate unicamente all'importanza che possono avere i dati di Airbnb per la programmazione urbanistica di una città, si rischia di concentrare un potere di controllo sulla società nelle mani o di pochi e forti attori privati, oppure, nel caso della Cina, di un governo tout puissant, come diremmo per intendere quel modello organizzativo. Allora, l'Europa sta cercando una terza via attraverso una serie di documenti recenti e di sforzi della Commissione, di cui i più rilevanti sono il White Paper sull'intelligenza artificiale del 2020 e il documento European Strategy for Data. E l'idea è quella di costruire una grande area europea dei dati in cui si eliminano le condizioni di ostacolo all'accesso ai dati all'interno del sistema europeo. Per esempio, nel regolamento sui dati non personali si vieta il mantenimento di misura di localizzazione dei dati, per cui io dico che certe tipologie di dati devono essere stabiliti nei provider nel territorio italiano e non possono essere trasferiti altrove, come per esempio si stabilisce in Cina dal Cyber Security Act o in Russia dal 2017. L'idea è quella di eliminare gli ostacoli all'accesso ai dati in Europa e al contempo elevare le garanzie. L'esempio più importante da questo punto di vista, perché è unico in giro per il mondo, e con questo poi concludo perché ho esaurito il tempo, è quello del regolamento generale sulla protezione dei dati personali, che contiene non soltanto l'affermazione del diritto a conoscere l'esistenza di un trattamento automatizzato che incide sulla propria sfera personale, per esempio una scelta in materia di assunzione dei lavoratori oppure l'attribuzione dei vincitori di concorso nell'ambito scolastico in determinate sedi nel territorio nazionale, ma anche un diritto, e questa è stata definita la Kafka Provision, l'articolo 22 del GDPR, il diritto a non essere soggetto a un trattamento esclusivamente automatizzato dei propri dati personali. Qualora ciò avvenga, il soggetto avrebbe il diritto a essere sottratto agli effetti giuridici di questa decisione, e comunque si prevede il diritto ad avere una riconsiderazione della decisione attraverso una decisione umana. Allora, lo sforzo qual è? Lo sforzo è quello di elevare la qualità dei dati, elevare il controllo dei soggetti sul modo in cui i propri dati sensibili, tendenze razziali, tendenze ideologiche, connotazioni razziali, scelte religiose, possono avere sulle decisioni compiute da parte dei terzi, e nello stesso tempo cercare di incentivare l'utilizzazione dei dati in tutto il settore dei dati non personali, attraverso ad esempio l'affermazione di un principio molto rilevante, che è il principio della portabilità dei dati, la possibilità di trasferire
i dati inseriti in determinate piattaforme, pensate per esempio a LinkedIn oppure agli stessi social network come Facebook, e trasferirli senza ostacoli ad altri operatori. Tutto questo per stimolare il mercato delle informazioni all'interno di un quadro elevato di garanzie. Non sono sicuro che tutto ciò permetta necessariamente di colmare il gap tecnologico, perché le basi sono altre, hanno a che fare con il finanziamento alle imprese, hanno a che fare con la massa, con l'enorme quantità dei dati che si è scelto di rendere accessibili, per esempio in Cina, però certamente è uno sforzo di tipo compromissorio che tenta di tenere insieme il rispetto dei diritti, come si è costruito nella civilizzazione europea, e le esigenze di innovazione e liberalizzazione economica. La sfida è aperta, credo che sia però importante, all'esito di questa rapida panoramica, tenere a mente un dato di fondo, cioè che le tecnologie possono essere globali, possono essere interoperabili ovunque, ma la loro istituzionalizzazione deve rimanere nelle mani della democrazia e del diritto, perché gli effetti che l'innovazione tecnologica produce sono effetti estremamente rilevanti per la vita delle persone e per l'uguaglianza di individui e gruppi in una società. Grazie per l'attenzione. Grazie per questo intervento. C'è qualche domanda? Sì, professore, io volevo ringraziarla per la, diciamo, panoramica molto accurata, insomma, che ci ha fatto questa mattina sui diversi sistemi, il sistema cinese, americano, appunto il sistema europeo. E volevo, diciamo, porle, diciamo, due questioni. Una, diciamo, legata agli ultimi aspetti di cui ha parlato, quindi al diritto ad un trattamento non esclusivamente automatizzato dei dati, che ci riporta anche alla, diciamo, alla premessa che ci ha fatto, quindi legata al black box, al problema di non sapere come funzionano determinati algoritmi e che possono diciamo, condizionare effettivamente poi la vita dei cittadini. Mi riferisco per esempio alla possibilità di avere una valutazione esclusivamente automatizzata, per esempio nella concessione di un mutuo. E quindi questa, diciamo, la prima questione, quindi il rapporto tra macchina e giurista come, diciamo, di non esclusivo affidamento alla macchina. E poi, diciamo, in una valutazione, diciamo, più attuale, volevo chiederle appunto una valutazione sull'app Immuni e sulle modalità con cui le nostre istituzioni si stanno rapportando appunto con i problemi che sono legati alla pandemia che abbiamo vissuto e al regime delle garanzie per i cittadini. Grazie. Grazie molto per la domanda, molto interessante. Cercherò di fare una crasi tra due aspetti e rispondere insieme, prendendo l'app Immuni come esempio. Allora, innanzitutto sappiamo che c'è stato un ampio dibattito e tengo a insistere sul fatto che non si può guardare alle app di tracciamento come una sorta di jolly con il quale si risolvono i problemi del contrasto alla pandemia. Che le app di tracciamento sono soltanto una tessera in un mosaico più ampio che deve partire con le competenze del personale sanitario. E le esperienze asiatiche, in primo luogo l'esperienza sudcoreana, ci dimostrano che soltanto dopo avere vissuto i drammatici effetti, prima della SARS e poi della MERS nel 2015, che si è potenziato il sistema sanitario e si sono potenziate le disponibilità umane di soggetti destinati al tracciamento e alla disponibilità soprattutto di test diagnostici e tamponi. E l'utilizzazione di app di tracciamento è stato soltanto un piccolo tassello di questo insieme e credo che dobbiamo avere questa consapevolezza anche relativamente alla nostra esperienza. Per esempio, la Germania ha un numero di personale dedicato al tracciamento manuale estremamente più elevato di quello italiano. È una delle ragioni per cui la Germania si è trovata meglio nella gestione della pandemia. E non vorrei che glorificare il ricorso
il ricorso a queste app di tracciamento faccia dimenticare quanto invece sia importante l'elemento umano nella gestione di questi problemi. Sul piano prettamente giuridico, la delicatezza della questione è rappresentata dal modo in cui funziona l'app Immuni, che da un lato è uno strumento molto ben fatto perché ha un'architettura decentralizzata e è fortemente privacy compliant, anche perché ha un codice aperto che può essere ispezionato da parte degli esperti del settore. Ma l'app Immuni sostanzialmente, per questa scelta decentralizzata, ha una caratteristica, cioè che il matching, cioè l'individuazione dei contatti a rischio nei 14 giorni antecedenti all'emersione di un caso positivo, è effettuato essenzialmente dal dispositivo, dall'algoritmo che è iscritto nel software che è scaricato attraverso il singolo dispositivo locale. Quindi quando c'è il matching di un soggetto positivo con un contatto di prossimità, viene inviato un alert a una persona che è potenzialmente a rischio perché è stata a contatto, un contatto rilevante e sul piano epidemiologico, nell'arco temporale prescelto. Ora, è la macchina che invia l'alert e quindi la decisione è una decisione, diciamo, interamente automatizzata. Quali sono gli effetti di quell'alert? Se l'alert ha semplicemente l'effetto di dire alla persona guarda, è opportuno che tu contatti il personale sanitario perché potresti essere a rischio, bene. Ma se questo alert producesse per ipotesi l'avvio di una quarantena obbligatoria fino a che non si è effettuato un tampone, allora avremmo un problema di decisione algoritmica. Perché noi sappiamo che un problema di queste app di tracciamento è che possono produrre molti falsi positivi. Perché per esempio il contatto a rischio può essere avvenuto con un plexiglass davanti, all'aperto, con dispositivi di protezione, o invece al chiuso in condizioni di rischio. Allora, se ci sono falsi positivi e se l'alert prodotto dall'app Immuni produce effetti giuridici, è un problema. E quindi saremmo proprio in presenza di un caso classico di violazione del diritto a non subire un trattamento automatizzato. E siccome alcuni paesi, alcuni sistemi hanno collegato a queste app di tracciamento conseguenze giuridiche, per esempio in Cina con un sistema di riconoscimento del codice a barre, il soggetto può essere, gli si può vietare l'accesso a servizi pubblici come per esempio il trasporto oppure luoghi pubblici, per effetto della analisi dei dati e il suo fattore di rischio rispetto al Covid. Bisogna stare molto attenti, a mio avviso, a insistere sulla totale volontarietà e sull'assenza di effetti giuridici dell'applicazione Immuni. Faccio un semplice esempio: se io ho avuto l'alert e non contatto il medico di base perché ritengo di essere stato sempre prudente sul piano adozione di dispositivi di protezione, perché non mi voglio mettere in quarantena, perché ho avuto altri alert e quindi temo il falso positivo, posso poi essere citato sulla base della responsabilità civile perché andando sul luogo di lavoro si dimostra che ho infettato altri soggetti? Vedete che la questione è estremamente delicata, perché da un lato si dice volontarietà, però poi che uso posso fare di quel dato relativo al contatto a rischio collegato alla mia negligenza nel non contattare il medico di base? Quindi nel complesso la questione va molto ben disciplinata. Il sistema italiano è sufficientemente garantistico, a mio avviso, non lo sono per esempio l'app polacca e altri tipi di app di tracciamento, ma il tema di fondo io credo che sia l'idea della complementarietà, che è una parola scritta proprio nel decreto legge che legittima l'app Immuni. Cioè la app deve essere intesa come complementare al sistema sanitario, non può essere sostitutiva, e in questo, diciamo, vorrei dare la risposta al primo punto anche della sua domanda, oltre che al secondo. Molte grazie, professore. Ok, visto che siamo veramente tardissimo, io darei la parola senza indugio all'ultimo. Naturalmente ringrazio dell'intervento del professor Resta e darei la parola all'ultimo intervento della giornata. Il professor Esposito è un professore ordinario di storia della filosofia presso l'Università di Bari, precedentemente professore associato presso l'Università di Cassino,
nonché autore di numerosissime pubblicazioni e anche di un manuale di filosofia per il liceo di grande successo. Visti gli interventi che ci sono stati finora, al professor Esposito volevo fare questa domanda, cioè abbiamo visto come l'intelligenza artificiale nella sua forma specializzata del machine learning semplicemente a grandi linee sia un'estrazione meccanica, automatica, da una quantità enorme di dati, abbiamo visto delle problematiche, di conoscenza. E quindi è come se ci fosse una riduzione in atto, quindi la conoscenza come qualcosa di meccanico da parte dei dati per arrivare alla conoscenza. Quindi volevo chiedere cosa dice questo di noi come esseri umani, visto che è quello che forse facciamo anche noi, e la domanda provocatoria è: può la nostra intelligenza essere ridotta solo a calcolo? Ma io vi ringrazio molto per l'invito, e avendo, ahimè, soltanto un'intelligenza naturale, credo che sia molto arduo il mio compito dopo più di tre ore e mezzo di workshop, e che quindi sarete tutti quanti stanchissimi, e quindi provo a stare ai tempi che mi erano stati dati e ridurre un po' e porre soltanto delle questioni. E sono delle meta questioni, dei meta problemi rispetto alle cose molto interessanti che ho ascoltato e che ho imparato questa mattina. Dico che sono dei meta problemi perché non hanno centro in punta di piedi, appunto, non hanno la pretesa di gestire problematiche interne ai singoli ambiti che con tanta competenza chi mi ha preceduto ha tratteggiato, ma soltanto a capire quali sono le condizioni di pensabilità e di possibilità di queste performance e quindi la loro intrinseca problematicità. Io direi così, che l'intelligenza artificiale, almeno per chi fa il mio mestiere, per chi si occupa di humanities, che è un altro problema, l'applicazione alle humanities o alle cosiddette scienze non dure di procedure dure, ne hanno avuto delle esemplificazioni al diritto naturalmente, ma si potrebbe fare appunto alla sociologia, all'antropologia, alle scienze umane, alla psicologia, alla letteratura, alla linguistica. Non tratterò di questo, no, ma tratterò appunto di un metaproblema, diciamo, di sensatezza rispetto alla nostra autopercezione come esseri umani dell'intelligenza artificiale. Secondo me l'intelligenza artificiale, con tutto quello che ne deriva, il machine learning, è una sfida assolutamente interessante da non lasciar cadere, perché ci sono due modi per stare di fronte a questa enorme rivoluzione dell'intelligenza artificiale contemporanea. Il primo modo è quello di intendere l'intelligenza artificiale come la realizzazione del sogno di ogni razionalismo, il destino glorioso della ragione, non solo ricevere i dati, ma plasmarli, e quindi in qualche modo creare dei metadati. Mi permetto però di ricordare che il pensiero umano è sempre stato un po' artificiale. Io non credo che esista un'intelligenza puramente naturale, perché l'intelligenza è sempre un rapporto, entra nelle cose, le modifica, le elabora, se ne lascia provocare, e quindi ha un rapporto di performatività, e quindi è sempre in qualche maniera artificiale anche l'intelligenza naturale, nel senso che, non in senso robotico, ma nel senso dell'interazione. Se voi pensate che una persona come Tommaso d'Aquino, che sicuramente non era un transumanista, diciamo, propone come ipotesi, secondo me affascinante,
che ogni qualvolta la mente riceve qualcosa, questa cosa è ricevuta secondo la forma di colui che la riceve. E quindi anche nel ricevere il mondo, a livello puramente, tra virgolette, naturale, noi siamo sempre un po' costruttivisti, siamo sempre un po' creativi, siamo sempre un po' performanti. Ma chiaro, con l'intelligenza artificiale si tratta di qualcosa di un po' diverso, perché la pretesa è che l'intelligenza possa in qualche maniera creare, permettetemi la parola forte, ex nihilo, dal nulla il proprio oggetto. Certo, non è un nulla, perché ci sono, l'abbiamo visto, decine, centinaia, migliaia, milioni di dati che vengono, ma diciamo tendenzialmente quello di poter creare il metadato. Quindi non più una mera ricezione, ma una creazione in base non a ciò che c'è, ma alla informazione di ciò che può essere. È un vecchio sogno della filosofia. Thomas Hobbes parlava del ratio come calculus. Ragionare, anche in latino, significa calcolare. Leibniz aveva questa visionaria, ma poi non tanto, abbiamo visto, idea di una ars caracteristica universalis, cioè di una lingua universale fatta di segni. E appunto è il fascino, ma anche l'ambiguità del razionalismo, cioè che il mondo, la realtà, possa essere ridotta alla sua possibilità logica, cioè che l'essere di una cosa, il dato di una cosa, alla fine coincida col fatto che io lo possa pensare, senza contraddizione, la sua possibilità ontologica, diciamo così. E dunque che nel pensiero umano si possa trovare la chiave per spiegare il dato. È, lo ripeto, un'ipotesi di grandissimo fascino. Naturalmente io, diciamo, osservo come sono andate le cose, non dico che questo è bene o male, osservo delle tendenze che sono sicuramente affascinanti e che non sono semplicemente di Hobbes o di Leibniz, ma che abitano anche per la forza del linguaggio, per la forza dei nostri concetti in cui tutta questa storia si è sedimentata, abitano il modo con cui noi normalmente guardiamo il mondo, anche naturalmente aprendo la finestra o leggendo un libro. Ma questo pone un problema. O meglio, pone tanti problemi. Prendo semplicemente due questioni che in letteratura sono trattate. Il calcolatore, cioè una procedura di gestione di informazioni, è capace di intuire? Oggi si è parlato nel primo intervento del collega Rudi sul fatto che la machine learning avrebbe un approccio, tra virgolette, intuitivo rispetto all'intelligenza artificiale, che avrebbe un approccio deduttivo, sebbene immagino che lui utilizzasse in senso debole, sarebbe bello poi riparlarne offline, di intuitività, cioè di un caso concreto comprensibile nella sua, diciamo, rappresentabilità empirica, no? Ma se noi pensiamo alla intuitività come al fatto che venga fuori un'idea, un eureka, c'è qualche cosa che non è semplicemente la somma di una serie di dati connessi tra di loro, ma che si intuisce qualche cosa di non deducibile da altro. Ma c'è un altro problema, lo accenno soltanto, che i transumanisti, c'è un bel libro di Marco Connell, Essere una macchina, tradotto anche in italiano da Delphi, che è un viaggio tra i transumanisti, questi visionari che, diciamo, danno una cosa che un po' ci sembra ancora fantascienza, però che segna in qualche maniera una tendenza, e parlano della uploading della mente in macchina, no? Ma nel diventare macchina, no?
della mente, cioè del fatto che la mente possa essere impiantata in teoria su un altro supporto di tipo diverso dalla nostra carne, dal nostro corpo, cioè dal nostro cervello, e che possa essere quindi implementato proprio a motivo della maggiore funzionalità e performatività del supporto di base, dell'hardware, no? E in questo uploading chi diventa cosa? Qual è il soggetto dell'upload, il soggetto del cambiamento? È una nuova identità? Un avatar? Una finzione? Un simulacro? Che fine fa l'identità naturale che diventa poi robotica? Questo processo di calcolabilità del mondo, ecco il problema che vorrei dire formalizzandolo in termini un po' più filosofici, questo processo di calcolabilità del mondo, che è una cosa di straordinaria bellezza, anche estetica, no? Oltre che economica, come principio di economia, non economica nel senso di finanziario, anche quello naturalmente, questo processo di calcolabilità del mondo identifica, mi sembra, l'io che pensa come una funzione gestionale dell'informazione. Cioè il contenuto della parola io non è più una soggettività incarnata, un io che è in un corpo. E quindi per quello appunto sono come gli aspetti collaterali emotivisti contingenti, no? Ma l'io, come problema filosofico, quando io dico io, vi dico che, a cosa mi riferisco? A me, no? Ma che cos'è questo me? E l'intelligenza artificiale spinge un processo che nella filosofia moderna era già cominciato, ma spinge a proporci come di identificare questo io come una funzione gestionale dell'informazione, cioè l'identità sarebbe totalmente performativa e non ci sarebbe un soggetto che performa, ma la performatività sarebbe il soggetto. E quindi in questo caso la funzione cognitiva, che diciamo, mi permetto di ricordarlo, è una performance del soggetto conoscitivo, ci è voluto un soggetto conoscente per elaborare questa funzione. La funzione però viene sviluppata in maniera tale da rendere in qualche modo da non avere più bisogno di ammettere un soggetto che ci stia dietro. Il prodotto diventa il soggetto del suo soggetto, cioè non ha più bisogno che sia postulato, è tutto sommato irrilevante, proprio perché l'io si è totalmente trasformato in una sua funzione. E una capacità pensante dell'io fa fuori il soggetto del pensiero. Velocissimo. La seconda reazione, seconda e ultima reazione che mi sembra si abbia rispetto a questo mondo dell'intelligenza artificiale, e soprattutto la prima era appunto questo entusiasmo incondizionato, finalmente si avvera il sogno, la ragione ha la chiave della realtà, perché sebbene non possa creare la realtà fisica ma la può pensare riducendola alla sua pensabilità, alla sua possibilità logica, e poi può creare una meta realtà. Di fronte a questo, la seconda reazione invece è esattamente l'opposto, cioè l'intelligenza artificiale sarebbe un nightmare, un incubo, una pretesa che fa paura, come una gabbia, no? È sotto gli occhi di tutti, perché nella pubblicistica ormai su tutti i quotidiani, ogni giorno, sull'uso delle informazioni che noi, tra l'altro, gratuitamente offriremmo ai grandi gestori dei big data, perché sappiano tutto di noi, e che perché possa questo l'avrebbe chiamato Averroè, il vecchio Averroè, questo intelletto unico. Non so se vi ricordate quando Averroè, uno dei commentatori più importanti di Aristotele, aveva interpretato l'anima di cui parla Aristotele non come l'anima individuale di ciascuno di noi,
ma come un intelletto universale. C'è un unico intelletto, no? A cui tutti i nostri singoli intelletti si attaccano. E questo intelletto universale, o public intellect, lo chiamerebbe la, diciamo, la pubblicistica più recente, sarebbe appunto questa capacità meta-individuale di impiantarsi nella nostra concettualità, addirittura di impiantarsi nei nostri desideri e nei nostri bisogni, di plasmare dapprima i concetti, poi le immagini e poi i bisogni. E questo appunto sembra a tanti un incubo, no? Ma fa paura soprattutto il fatto che in qualche maniera, ci sono dei libri, adesso non sto a citare, tantissimi, molto interessanti, sui dibattiti appunto sulle ricadute sociali dell'uso dell'intelligenza artificiale. Secondo alcuni questo, diciamo, costringerà a creare nuove figure professionali, secondo altri renderà semplicemente superfluo il soggetto individuale, tendenzialmente inutile. Certo, bisognerà reimpiegarlo, no? Ma perché lo si deve fare? Ma di per sé si potrebbe e si dovrebbe farne a meno, perché è una specie di inciampo, da fastidio, rispetto ad una procedura che sarebbe più, diciamo, performante senza di lui. Ma, conclusione, a me sembra che entrambe queste reazioni, su cui bisogna dire molto di più, ma naturalmente in un'altra vita lo faremo, cioè l'entusiasmo o la paura o l'incubo, non permettono di cogliere il problema, entrambe queste soluzioni. Cioè non basta dire ormai l'intelligenza è arrivata a questo stato di sviluppo, quindi è il nostro destino glorioso. Non fa capire di cosa si tratta. E come pure non fa capire di cosa si tratta dire questo ci porterà a perdere tutto quello che avevamo prima. Non è così. L'alternativa più, diciamo, praticata rispetto, la terza via più praticata rispetto a queste due alternative è quella di insistere, e lo fanno tantissimi filosofi oggi, ma devo dire, metto subito le mie carte sul tavolo, che è una, diciamo, soluzione molto interessante, ma che non mi vede molto partecipe, cioè quello di pensare un'etica dell'intelligenza artificiale, una buona morale per le macchine. Perché visto che abbiamo questo strumento, cerchiamo di mettere dei paletti perché non tracimi e quindi sono tutte cose giustissime, tuteliamo la privacy, cioè, appunto cerchiamo di gestire la gestione delle nostre vite. È sempre più difficile, no? Perché l'impressione è che noi, se fosse soltanto questo il problema, l'impressione è che noi siamo già giocati dalla tecnologia e dobbiamo in qualche modo, diciamo, richiedere dei protocolli, è come se appunto ci fosse una grandissima ferita e volessimo metterci un piccolo cerotto, piccolino, quelli da feritina del dito, su una enorme ferita. Non riesce ad arrestare il flusso. A meno che non si intenda, questa è la mia proposta finale, che la vera domanda non è tanto una domanda di tipo etico o di controllo morale, ma è una domanda cognitiva. Perché l'intelligenza artificiale ci obbliga a capire cosa sia un'intelligenza tout court, cosa significhi per noi esercitare l'intelligenza. Una collega bolognese che insegna all'università algoritmi, intelligenza artificiale, mi diceva tempo fa che il suo più grande problema con i suoi studenti non era tanto quello di fargli capire come, diciamo, impostare un algoritmo perché funzionino certe performance dell'intelligenza artificiale, ma di partire da una nozione di intelligenza in quanto tale. E quindi nell'intelligenza artificiale
Il problema non è l'artificiale, ma è l'intelligenza. E capire cosa voglia dire l'intelligenza. Per questo è interessante, anche per chi fa il mio mestiere, è interessante l'intelligenza artificiale. Non per dire, oh guarda che bello, o guarda che brutto, la tecnologia cosa, dove ci ha portato, ma perché ci obbliga, mi obbliga, a capire che cosa significhi usare l'intelligenza. Cos'è criticamente l'intelligenza? Che cosa accade quando noi usiamo l'intelligenza? E allora, ecco la mia domanda finale. Noi dobbiamo assumere l'intelligenza, cioè la capacità di calcolare, scusate, dobbiamo assumere l'artificiale, cioè la performance calcolante, come il criterio definitivo del conoscere umano, cioè dire, siamo arrivati ad un punto per cui l'intelligenza umana ha svelato la sua vera natura, il calcolo. Oppure, viceversa, dobbiamo cercare nella struttura elementare dell'intelligenza anche il criterio per il calcolo. Lo ridico meglio, il calcolo, o meglio, un certo modo di performare l'intelligenza che ha portato all'intelligenza artificiale è un prodotto della nostra competenza, tra virgolette, naturale, del nostro pensiero. Ma questo cosa vuol dire? Che questo prodotto straordinariamente utile, acuto, performante, dice tutto della nostra intelligenza? Cioè ci costringe ad identificare l'intelligenza con il calcolo? Oppure l'intelligenza ha uno spettro di significazione che porta al calcolo, ma che è più che calcolo. E questo non vuol dire sminuire la utilità o la grandezza del calcolo, ma riportare il calcolo al soggetto del calcolo. E in che cosa intendo questa... lungi da me dire, come alcuni fanno, che accanto all'intelligenza artificiale bisogna semplicemente individuare una intelligenza emotiva o addirittura umanistica o poetica. Mi sembra che siano alternative che non reggono, no? La vera alternativa al dominio del calcolabile non è uno spazio concesso al poetico, ma è capire che cosa per chi è il soggetto del calcolo, andare a fondo e all'origine della stessa funzione calcolante, che secondo tutta la tradizione, la nostra tradizione filosofica, è questa competenza che gli esseri pensanti, nel nostro caso finora gli esseri umani, hanno di domandare il perché delle cose. Perché guardate, non basta sapere molte cose per conoscerle. Io posso sapere tante cose e conoscere pochissimo. Per poter conoscere veramente le cose che so, io devo capirne il significato. E cioè devo chiedere. E ogni strategia di problem solving implica sempre una competenza che viene prima, cioè il saper porre le domande. Tant'è vero che noi tante volte non risolviamo a tutti i livelli, da quello personale a quello macroeconomico, a quello finanziario, a quello di previsioni economiche, per esempio, o politiche tantomeno. Noi tante volte non riusciamo a risolvere i problemi perché non li vediamo, non ci accorgiamo di quali siano i problemi. Ma perché? Perché siamo poco attenti? No, perché evidentemente non è allenata questa competenza. La chiamo più che performance, perché la performance è più l'esito della competenza. La chiamo competenza, perché la competenza ha a che fare con la facoltà, con la capacità, questa competenza che noi abbiamo di porre questioni radicalmente, cioè porre il problema del significato.
Allora, ecco la cosa per me, e chiudo davvero, interessantissima, che è l'intelligenza artificiale, per chi fa il mio mestiere, per il filosofico, diciamo così, può avere. Non tanto, è interessantissimo fare, lo si dovrà fare, lo si fa già, una filosofia dell'intelligenza artificiale. Va benissimo, ho una filosofia della tecnica. Ma nel mio caso, la domanda filosofica, in maniera più modesta, se volete, più sobria, che sembra quasi una cosa scontata, ma come diceva Leibniz, non c'è niente di più interessante che ciò che noi crediamo scontato, dell'ovvio, perché l'ovvio non è ovvio, perché crediamo di sapere cose che invece dobbiamo continuamente riconquistare. Ecco, diciamo, l'utilità forse più modesta è questo, di accettare la sfida dell'intelligenza artificiale, è un dato di fatto. Ci stiamo dentro anche semplicemente aprendo Google Maps, quindi non, siamo già nel gioco, nel game di cui parla Baricco, no? Siamo già in questo gioco. Il problema non è tanto dire è così, o dire meno male, finalmente siamo evoluti, ma è porre quella domanda, appunto, qual è il senso di queste informazioni, di questa potenza che noi abbiamo. E questo non è fuori dall'intelligenza artificiale, ma è dentro, perché bisogna ricordarsi che anche tutta la performatività dell'intelligenza artificiale è nata e continua a nascere dal fatto che qualcuno, un singolo ricercatore, ha chiesto una volta come mai e perché, qual è il senso di questo. E questa domanda è come un vettore che ha portato all'estremo del calcolo, ma è qualche cosa che non si può calcolare. Questa domanda sul perché è all'origine di ogni nostro calcolo come esito, ma essa non può essere calcolata, perché appartiene a questa a volte indecifrabile capacità che noi abbiamo, che va sempre controcorrente. Noi non siamo, la nostra intelligenza non è mai un pilota automatico, perché chiede il significato. E ogni qualvolta qualcuno di noi, di fronte ai dati, chiederà sì sì va bene, ma perché questo? Che senso ha? Comincia una nuova storia e comincia anche l'intelligenza artificiale. Vi ringrazio. Grazie veramente per questo intervento, molto denso, che rivedrò con piacere. E proprio c'è tempo, diciamo, vorrei fare un'ultima. C'è un Carlo Cattani che chiede di fare una domanda. Prego. Sì, grazie. Sono Carlo Cattani, io sono professore di matematica all'Università della Tuscia. Mi sono occupato di epistemologia della scienza e quindi ho un qualche interesse. Sto scrivendo un libro sul linguaggio dell'intelligenza artificiale. Devo dire che ho apprezzato moltissimo, scusatemi, l'ora è un po' tarda, però lo voglio fare. Mi è piaciuto moltissimo tutte le presentazioni di oggi. E colgo l'occasione per fare una domanda breve. Insomma, quello che ho sentito dire nell'ultima presentazione è veramente interessante e volevo cogliere l'occasione per un chiarimento, fare una domanda per chiarire alcuni aspetti. Lei ha, non so, posso darti del tu, scusami. Ma certo. Senti, tu hai parlato di artificiale, un calcolo soggettivo, e che è molto interessante. Anche io penso che nella definizione di artificiale ci sia una performance calcolante che in qualche modo è un processo interiore. Ma questo non può, diciamo, non ha un impatto con la visione, che ne so, di Russell o Whitehead, che ci sia un qualche razionalismo, che il calcolo sia oggettivo. E se tu pensi questo, io in parte lo condivido, ma come si confronta, per esempio, con un matematico puro direbbe ma il calcolo è oggettivo, come può essere soggettivo? L'intelligenza artificiale è in qualche modo legata a una numerosità, che anche questa è uno dei metodi, per esempio col processo induttivo di dimostrazione del calcolo e della matematica.
però in qualche modo è legata a un fenomeno di numeri, di grandi numeri. Però a me interessa capire questa cosa del calcolo soggettivo. Anch'io penso che in qualche modo l'intelligenza è qualcosa a sé, non ce lo possiamo porre la domanda che cos'è, che cosa non è. Probabilmente non saremo mai in grado di dare una risposta. Ma sul calcolo io credo che anche in questo ci sia una parte soggettiva. E come si colloca nei confronti di una visione tipo la Bertrand Russell, il razionalismo? Questo è un po', scusa se ho fatto una domanda. Guarda, ringrazio molto, la tua domanda è molto, all'apparenza semplice, è molto sofisticata, è molto fine, perché diciamo, ci invita a capire come pensiamo, non tanto le applicazioni, ma che cosa è in gioco. Faccio semplicemente una risposta che sia una declaratio terminorum, chiariamo i termini, e poi magari ci scriviamo una mail e continuiamo il calcolo soggettivo. Nella mia locuzione mi è quasi sfuggito detto così, non è inteso nel senso dell'opposto del calcolo oggettivo, quindi da questo punto di vista soggettivo sarebbe non universalizzabile, parziale, particolare, ma soltanto che il calcolo, per quanto sia una procedura che noi possiamo formalizzare, no? Porta dentro di sé sempre lo stigma, la traccia della sua origine storica, non nel senso storiografica, no? Cioè che a un certo punto qualcuno ha cominciato a calcolare. E c'è una cosa... c'è un saggio di Jacques Derrida che si intitola Sull'origine della geometria, no? In cui lui commenta Husserl, no? Perché Husserl appunto diceva che in procedure che ci sembrano neutre, oggettive, automatiche, no? C'è sempre la traccia del momento storico che permane, in cui uno calcola. In un certo momento calcola, guardando certe cose calcola. Poi il calcolo si formalizza, diventa oggettivo, non è più soggettivo, tra virgolette, ma quella soggettività sta a significare che c'è sempre un soggetto del calcolo. Questo però, la cosa che tu dici, mi aiuta a capire anche, cioè questo è importantissimo, perché anche il soggetto, io quando uso il termine soggetto, il soggetto non è niente di soggettivo. Appunto, nella nostra abituale, diciamo, uso delle parole, capiamo, dico, no, questa è una opinione soggettiva, oppure è un dato oggettivo, ci intendiamo, no? Il soggettivo è una cosa che penso io, non so se lo pensano anche altri, è una cosa che ho provato io, è parziale. L'oggettivo sarebbe invece l'accertato, in alcuni casi l'universale, no? Una procedura che non tollera interferenze particolari, no? Va da sé. Beh, però quello che diciamo, la domanda che tu hai fatto mi aiuta a capire che anche quando noi parliamo del soggetto, naturalmente il soggetto ciascuno di noi, ma dentro il soggetto soggettivo, cioè il soggetto che è ciascun individuo, probabilmente c'è una struttura oggettiva. Quindi anche il soggetto non è mai solo soggettivismo, anche il soggetto è quello che chiamavo la capacità, ma di quello ha parlato Kant, per esempio, no? Cioè nel soggetto c'è una capacità di oggettivazione che è strabiliante, no? Allora, chiudo. È proprio questo il punto da pensare, che ciò che è calcolo oggettivo, l'oggettività, porta sempre dentro di sé la traccia, la memoria, come volete, come l'eco primordiale del Big Bang dell'universo, che è il singolo io, no? Ma d'altra parte, il singolo soggetto
ha dentro di sé una capacità di universalità che è già oggettiva. I due esempi sono, in epistemologia, la logica della scoperta. Quando si scopre qualche cosa, cosa accade? Scopro una legge universale, ma l'ho scoperta io. In un caso particolare, la mela che cade, l'incensiere che oscilla nel Duomo di Pisa per Galilei, no? C'è sempre la logica della scoperta che è soggettiva, che poi porta alla oggettività. O anche noi abbiamo questa straordinaria capacità che procedura dal particolare all'universale. E anche questo è il segno che l'oggetto, l'oggettività porta dentro di sé la storia del soggetto e il soggetto la capacità dell'universale. Bene, grazie. Ti ringrazio, ti contatterò. Con molto piacere, con molto piacere. Altre cose. Grazie. Bene, siamo andati un filo lunghi, però sono molto contento di questa mattinata. I video saranno disponibili online a breve, come spero che anche le slide di chi le vorrà rendere pubbliche saranno raggiungibili. Ringrazio uno per uno tutti gli ospiti, anche quelli che hanno parlato 3 ore fa, e vorrei anche ringraziare in questa occasione gli altri ragazzi che hanno organizzato con me questa mattinata e le segreterie che hanno fatto un grandissimo lavoro e la scuola, nonché l'Institut Français. Per chi vuole, tra un'ora, meno di un'ora, c'è la sessione pomeridiana che sarà un po' più focalizzata su problematiche scientifiche. Grazie mille davvero a tutti quanti. Grazie a voi. Grazie a tutti. Un grazie a tutti per i vostri contributi. Grazie ancora, arrivederci. Thank you.